Estivo a Napoli, ma i magistrati che si occupano dell'inchiesta sul calcio malato ne hanno goduto poco. Oggi sono iniziate infatti le audizioni di testimoni e persone a conoscenza di quanto accadeva negli spogliatoi e dietro le quinte degli stadi. Testimonianze che confermano la rete di ricatti, minacce, connivenze e complicità che ha alterato il campionato di Serie A dello scorso anno e forse non solo di quello. A mano che si va avanti si delinea un quadro dai contorni spaventosi, governato da una vera e propria associazione a delinquere che aveva una cupola, come la mafia. I suoi ideatori erano sei, dicono gli inquirenti: Luciano Moggi e Antonio Giraudo, ex vertici della Juve, Innocenzo Mazzini, vicepresidente della FIGC, Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, ex designatori arbitrali, e l'arbitro internazionale Massimo De Santis. Dietro di loro una rete di complici, affiliati e sodali. Il sistema era capillare, niente era lasciato al caso. Per la cupola la palla non poteva essere rotonda. Alle partite da addomesticare venivano assegnati arbitri amici, capaci di inventarsi all'ultimo minuto rigori inesistenti o di annullare gol validissimi. Chi non ci stava veniva cancellato dalla lista degli arbitri convocati per il turno successivo. A difendere scelte arbitrali discutibili ci pensavano poi alcuni opinionisti TV, magari davanti a moviole taroccate. L'elenco dei giornalisti che verranno ascoltati nelle prossime ore sarebbe lungo e non mancherebbero nomi noti. Un quadro desolante. Giuseppe Gazzoni Frascara era principale azionista del Bologna. Lo scontro con la cupola gli costò la Serie B e una sentenza di fallimento. Oggi è stato a colloquio con i magistrati napoletani per 4 ore. Sono state taroccate 3 partite chiave, Fiorentina-Bologna. Con 3 espulsi, la domenica dopo c'era Bologna-Juventus, non avevamo più difesa. Punizione di Nedve ben tirata, però assolutamente inesistente, arbitro Pieri, quella prima arbitro De Santis e poi Bologna-Lazio. Ho visto Bologna-Juventus, ero con Lapo il Can, che è molto amico mio, e lui si scusò dell'atteggiamento della Juventus, perché non meritava niente, ma non avevamo più difesa, Nedve fece una gran punizione, vinsero 1-0 3 minuti dalla fine. Cosa ha detto al magistrato lei che si possa riferire oggi alle telecamere? Ho detto quello che mi è successo, ho detto le questioni che quando volevo così contattato Zeman, Antonio Giraudo mi disse è proprio necessario. Purtroppo c'è quasi vergogna di essere italiani. Sì. E pensi che tutte, più o meno, tutti i highlights, tutte le moviole che noi guardiamo, sono tutte fasulle, tutte taroccate perché fanno parte della piovra. I carabinieri hanno sentito alcuni degli arbitri e dei guardaline chiamati in causa nelle intercettazioni. Altri campionati precedenti a quello 2004-2005 potrebbero entrare nel mirino dei magistrati napoletani. A Torino, dove si indaga su un presunto giro di scommesse, è stato interrogato Gianluigi Buffon, uno dei 4 calciatori coinvolti. Per tutta la giornata, nel comando del nucleo operativo dei Carabinieri di Roma, un via vai di arbitri e guardaline, interrogatori per conto della Procura di Napoli. Si cercano altri riscontri sui meccanismi con cui si condizionavano, secondo l'accusa, partite e sorteggi dei direttori di gara. Arrivano anche fischietti molto noti, come Vincenzo Paparesta, che ai Carabinieri ha raccontato come testimone la giornata del 6 novembre 2004 a cui si riferiscono le immagini. Era lui l'arbitro di Regina Juventus, vinta 2-1 dalla Regina. Luciano Moggi, infuriato dopo l'incontro, lo chiuse nello spogliatoio portandosi via le chiavi. Paparesta non scrisse nulla allora nel referto della gara, ma ha confermato oggi ai Carabinieri l'episodio per cui il direttore generale della Juventus è indagato per sequestro di persona. Anche su questo Moggi sarà interrogato lunedì. Altra procura, altri interrogatori. A Torino si è presentato spontaneamente ai magistrati il portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon per dire che sì, è vero, ha scommesso, ma solo via internet su partite di calcio straniere e su altri sport, mai su partite italiane e mai dopo il 2005, quando entrò in vigore il divieto per i calciatori su qualsiasi tipo di scommessa. Ha detto chiaramente di avere sempre rispettato quelle che erano le norme, soprattutto quelle disciplinari che riguardano l'attività del calciatore, e spera così di aver chiarito la sua posizione. Per l'accusa Buffon avrebbe puntato anche forti somme affidandosi ad allibratori non autorizzati, per questo a Torino è indagato per violazione delle norme sulle scommesse, rischia una multa, hanno precisato gli inquirenti, e con lui altri 3 ex giocatori della Juventus, Marc Iuliano, Antonio Chimenti e Enzo Maresca. Sugli stessi episodi lavora anche la Procura di Parma, dove sono indagati invece proprio i 4 collettori delle puntate, gli allibratori improvvisati le cui abitazioni sono state perquisite dagli uomini della Guardia di Finanza. Si concentra invece sulla GAU
World, la società che gestisce i cartellini di molti calciatori e allenatori, l'indagine è portata avanti dai magistrati romani, che non escludono che anche qui, come a Napoli, possa configurarsi l'ipotesi di reato di frode sportiva e associazione a delinquere. Nel mirino in particolare, eventuali pressioni compiute per ottenere la convocazione in nazionale di giocatori della scuderia Gea per aumentarne il valore. Infine, il risvolto finanziario. La Consob ha annunciato che verificherà se sui titoli delle squadre quotate in borsa vi sia stata manipolazione del mercato. Già dal 99 qualcosa non andava nella designazione dei direttori di gara. Parla al TG1 l'ex arbitro Riccardo Pirrone, sentito proprio oggi come testimone. Mi tenevano, dice, lontano dalla Serie A. Ricordare appunto negli anni 99-2000 quello che lei ha visto nell'aula magna di Coverciano, là dove avevano fatte le estrazioni per poi designare arbitri e partite? Succedeva spesso che una volta inserite nell'urna le palline, chiamiamole così, contenenti i nomi degli arbitri, guarda caso molto spesso almeno una di queste palline si apriva. Prima dell'estrazione questo? Prima dell'estrazione, poi veniva prontamente richiusa, ma l'impressione generale era che questo servisse per avere un punto di riferimento. Riccardo Pirrone, ex arbitro, dopo 10 anni sui campi di calcio se ne andò, si dimise dalla Commissione Nazionale Arbitri sbattendo la porta nel 2001 perché quel mondo non gli piaceva più. Oggi è stato ascoltato come persona informata dei fatti dai carabinieri del nucleo operativo di Roma e ancora oggi si chiede perché gli venivano assegnate solo partite di Serie B e mai di Serie A. Forse era giudicato non allineato, diciamo, al sistema vigente? Ma sicuramente non facevo parte di quella cerchia di arbitri ben visti e ben voluti dai miei designatori. Ben voluti da chi? Dei miei designatori. Che erano all'epoca? Erano Bergamo e Perretto. E adesso l'amarezza sta nel marciume che sta venendo fuori da questa inchiesta. E penso che il calcio come sport, inteso come sport, come quel meraviglioso sport che tutti amiamo, non meritava di fare questa fine. È fissato per lunedì a Roma il primo interrogatorio di Luciano Moggi, indicato dall'accusa come il capo della cupola che pilotava partite e campionato, un sistema di potere collaudato e ramificato, come dimostrano le intercettazioni. Solo una volta Luciano Moggi si preoccupò che fosse sconveniente dire certe cose al telefono. Era tranquillo invece quando raccontava ad una donna non identificata di quella volta, che gli costa ora l'accusa di sequestro di persona, quella volta in cui, dopo Regina Juventus, il 6 novembre del 2004, furibondo per un rigore annullato, prese arbitro e guardaline e li chiuse a chiave negli spogliatoi. Ho chiuso l'arbitro nello spogliatoio e mi sono portato le chiavi in aeroporto. Ora li apriranno, butteranno giù la porta. A Moggi non sfuggiva niente. Qui parla con l'amministratore delegato della Juventus, Giraudo Di Zeman, che aveva accusato la Juventus di far uso di sostanze dopanti. Bisogna fare qualcosa, non so, un sistema. Peccato che bisogna dare una legnata, prendere le emorragie, dandogli un danno a questo qua, inventandoci qualcosa, portandoli via un giocatore, trovargli qualche... In quest'altra telefonata parla con il designatore arbitrale Bergamo di come punire gli arbitri che si comportano male. Bertini, Paparesta, Trefoloni, Ragalbuto, non ci avevo messo Tombolini, però Tombolini poi ha fatto casino con la Lazio, non so questo qui com'è. Cioè, ha fatto casino, ha dato un rigore. E questi erano gli arbitri che io avevo messo in questa griglia. E Rodomonti al posto di Tombolini, no? Oh, Rodomonti al posto di Tombolini, va pure bene. E allora se l'ha fatta uguale, vedi? Io credo che questa qui possa essere una griglia. Cioè, io non c'ho Paparesta. Io ce n'avevo 4. C'avevo Bertini, Ragalbuto, Rodomonti e Trefoloni. E sinceramente Tombolini volevo tenerlo un turno fermo perché ha sbagliato. Sennò questi non li punisci mai. Sì, no. No, guarda, ora ti dico. Darsi pure che io mi sbaglio, io pure c'ho della gente da tenere sotto, no? Se tu per esempio non pulisci Collina e Rosetti, gli altri sono tutti autorizzati. Ma infatti io Collina e Rosetti non ce li ho mica messi, eh? No, per dirti, ma gli altri sono autorizzati a dire, se lo fanno loro possiamo farlo anche noi. E nel pomeriggio è arrivata la notizia che la Federcalcio sarà commissariata martedì prossimo dalla giunta esecutiva del CONI, la cui riunione è stata anticipata di un giorno. La decisione è emersa al termine di un incontro tra il presidente del CONI Petrucci e il vicepresidente vicario della Federcalcio Abete. Salta quindi il Consiglio federale previsto per martedì e intanto si è saputo che l'arbitro De Santis non andrà in Germania.
Niente mondiali per Massimo De Santis. La Federcalcio ha inviato una lettera alla Federazione Internazionale e all'UEFA chiedendo di ritirare l'accredito all'arbitro italiano, agli assistenti Griselli e Ivaldi e agli ex designatori Pairetto e Bergamo. Da quest'ultimo un breve commento. Sono stato informato e con disciplina accetto la decisione. La FIFA si pronuncerà lunedì prossimo solo perché gli uffici sono chiusi, ma si sa già che i tre non verranno sostituiti. Sogni che sfumano, incubi che si materializzano. Buffon difficilmente potrà dimenticare questa giornata, tu per tu non con l'allenatore, ma con i magistrati torinesi. Lui, il numero uno della nazionale, il portiere più forte del mondo, costretto a spiegare perché. E alla fine, dopo un interrogatorio durato 2 ore, poche parole. Sono pulito, voglio andare ai mondiali. Un'altra tegola per Lippi che lunedì dovrà consegnare la lista dei convocati. Il CT, come sempre, risponde al telefono, al contrario di altri personaggi che in queste ore evitano ogni contatto. Ieri circolava la voce che potesse dimettersi, voce subito smentita dall'interessato che anche adesso ripete «Ditemi perché dovrei lasciare». Intanto ci si prepara a vivere un'altra settimana di fuoco. Martedì la Federcalcio sarà commissariata e si cerca pure di capire chi sarà in Germania il capo delegazione. Doveva essere Carraro, probabilmente sarà Abete, già in quel ruolo nel 98 in Francia. Lo staff azzurro è sgomento. In Germania dicono c'è una marea di persone che aspetta l'Italia, che vuole vedere la maglia azzurra. E allora noi adesso abbiamo un dovere, riprendere in mano il calcio pulito. All'inizio del mondiale manca soltanto un mese, eppure quell'appuntamento sembra lontanissimo. La valanga è ancora a metà. Si prevedono altre pagine imbarazzanti. E domani si gioca l'ultima partita della stagione, una giornata particolare con pochissime certezze e un'infinità di dubbi. Alla Juventus contro la Regina basterebbe un punto per vincere lo scudetto, ma quello che succederà nei prossimi giorni potrebbe sconvolgere tutto. Atto finale di un campionato che si chiude in un clima surreale. Un ultimo atto alla cui scena madre si consumerà a Bari, su terreno neutro. Lì si giocherà Regina a Juventus, lì forse la vecchia signora conquisterà il suo 29esimo scudetto. Già, forse. Stamane a Torino, ultimo allenamento dei bianconeri prima di partire per Bari. Il tutto avviene tra l'indifferenza di pochi tifosi delusi. Forse cose che si sapevano finalmente vengono fuori, però è triste per la città. E spero che si faccia chiarezza e che ci sia un po' di pulizia, perché quello che vogliamo noi è quello, cioè proprio per vedere il calcio pulito. Con tutte le pendenze in corso, poi, fa discutere la decisione della Lega Calcio di premiare domani la squadra vincitrice dello scudetto, o a Bari, dove appunto gioca la Juventus, o a Milano, dove si giocherà Milan-Roma. E a proposito del Milan, sotto inchiesta insieme a Juventus, Lazio e Fiorentina, Gagliani, vicepresidente nonché amministratore delegato, si dichiara tranquillo. Mi spiace molto perché veramente noi non abbiamo fatto nulla, voglio dire. Siamo trasparenti assolutamente, non so che dire, sono certo che lo dimostreremo, però intanto è chiaro che qualche malessere te lo procura questa situazione. Mi dispiace molto per i tifosi, per me stesso che sono un tifoso come loro. Da Firenze, Diego Della Valle, presidente onorario della Fiorentina, garantisce che con la Lazio non c'è stata nessuna combina. Sono fiducioso che da questo momento, grazie anche all'aiuto della magistratura e credo della politica, che non potrà far altro che consigliare degli strumenti super partes veri, si possa veramente rifondare il calcio. Firenze deve stare tranquilla perché questa è una società limpida che non ha mai commesso nulla di strano e mai lo farà. Non mancano anche oggi i commenti politici sullo scandalo del calcio. Una commissione d'inchiesta chiede l'Italia dei Valori con Pedrini. Veltroni, DS e Rizzo, comunisti italiani, chiedono di azzerare tutto. I cittadini chiedono una punizione esemplare, aggiunge Gerardo D'Ambrosio, DS. Per un commissario indipendente il Verde 100. Un commissario ma competente, aggiunge Alemanno, AN. L'opinione pubblica è disgustata, lo scandalo, scrive l'Osservatore Romano, non è solo un'offesa allo sport e ai suoi valori, ma un'offesa alla nostra gioia infantile. Nonostante gli episodi di teppismo, rimaneva un'oasi felice. E ci sono anche altri aspetti, oltre a quelli sportivi, che creano apprensione tra gli addetti ai lavori. Ad esempio, le conseguenze economiche e finanziarie che il terremoto giudiziario potrebbe avere sui bilanci di alcune delle società più importanti della Serie A, a partire dai diritti televisivi.
centinaia e centinaia di milioni di euro. È l'ultimo dato disponibile del fatturato dell'azienda calcio della Serie A. Numeri impressionanti, quelli che si possono consultare dal sito della Lega Nazionale Professionisti, che sommati a quelli della Serie B, della Serie C e di tutto il mondo dilettantistico, rappresentano una delle voci più significative del nostro prodotto interno lordo. Cifre seguite da decine di zeri che rischiano una drastica diminuzione nel caso in cui le squadre coinvolte dall'ultimo terremoto dovessero essere retrocesse d'ufficio. Basta andare a sbirciare la composizione analitica dei ricavi per scoprire la differenza tra gli incassi ottenuti dalla società. Solo poco più del 10% è l'introito delle gare, tutto il resto arriva tra diritti TV, sponsorizzazioni e pubblicità. Ed è proprio questo l'aspetto che fa tremare le gambe a molti dirigenti. Proprio in giornata, in una nota inviata alla Consob, la Juventus ha comunicato che i contratti televisivi stipulati per la cessione dei diritti relativi alla satellitare e alla digitale terrestre non prevedono alcuna clausola specifica in materia di sanzioni sportive, salvo la possibilità di rinegoziare le cifre in caso di retrocessione. Centinaia e centinaia di milioni di euro da suddividere tra le principali società, da tempo al centro di polemiche sui criteri di spartizione, con decine di dirigenti abili a giostrare tra diritti criptati, parabole e carte da inserire nei decoder, soldi già messi in bilancio come quelli dello sponsor, ma in questo caso la musica è diversa. Alcuni partner commerciali della Juventus sono infatti già pronti a rescindere i rispettivi Eccoci, buonasera a tutti, grazie, grande entusiasmo, grazie, grazie, benvenuti a Controcampo. Ultima puntata stagionale, la numero 280 per la precisione, fine dell'ottavo anno, mia ultima personale, ma questo conta poco, conta il fatto che oggi c'è stata una giornata incredibile dal punto di vista calcistico. Da una parte lo scudetto conquistato dalla Juventus e dall'altra il susseguirsi delle notizie, le indagini che proseguono. Venerdì i 41 avvisi di garanzia diramati dalla Procura di Napoli. Ancora oggi notizie ancora più inquietanti. Altri potrebbero, gli avvisi di garanzia, arrivarne in settimana. Domenica del tutto surreale, da una parte la festa dei tifosi juventini presenti a Bari, dall'altra la contestazione degli stessi tifosi juventini a Torino all'arrivo della squadra. Questa sera vi forniremo la documentazione filmata. Quindi davvero tanti argomenti, parleremo anche dell'addio di Super Palco, come vi dicevo, non poteva mancare Giampiero Mughini. Se cominciamo così non arriviamo alla fine. Mi chiedo se alla terza elementare gli abbiano insegnato l'educazione. Alla terza elementare. Razza allora, di Villanzoni. Buoni. Razza buoni. Di Villanzoni, 91 punti. State zitti. Razza di Villanzoni. Ma teste di cazzo. Buoni. Siamo già in ritardo, non so come abbiamo fatto. Comunque ci tenevo tanto. 91 punti. Ci tenevo tanto. Buono. Teste di cazzo. Buono. Buono, Giampiero. Mamma mia. Giampiero, abbiamo tutta la puntata. No. Ci tenevo tanto a chiudere con lui, mi ha fatto un regalo. Sono felice. Diego Abbatantuono. Ci tenevo tanto a chiudere il ciclo di Controcampo con l'allenatore che ha offerto, grazie ai suoi uomini, il calcio più bello forse della stagione. Luciano Spalletti. Benvenuto. Benvenuto a Spalletti. Anche di tifosi importanti della Juventus, per capire qual è l'umore appunto del popolo bianconero, vi ho detto delle diverse reazioni. Abbiamo già Piero Mughini, ma volevamo un altro personaggio importante. Lui, beh, insomma, è il boss di Radio DJ, è il mito di chi la radio la fa, ma anche di chi l'ascolta, ed è anche tifoso juventino. Linus! Con me. Benvenuto! Nonché
editorialista del giornale Controcampo. Discorso analogo per quanto riguarda il giornale, ma fede diversa, c'è Enrico Ruggeri. Buonasera. Allora, stasera sarà importante avere il parere schietto, come sempre, di Graziano Cesari. Ciao Graziano. Ciao, buonasera. Due bomber della nostra squadra. Paolo Liguori. Ciao Paolo. Dall'altra parte Franco Ordine. Allora, questa sera è molto importante per noi cercare di capire anche quello che potrà succedere, perché è quello che ci chiedono tutti i tifosi di tutte le squadre, perché non si parla solo di Juventus, si parla di altre società, si parla di eventuali ripescaggi, insomma vogliamo capire bene quali potrebbero essere le sanzioni a carico delle società eventualmente ritenute colpevoli. Abbiamo qui un esperto di diritto sportivo, consulente di tutte le maggiori società italiane, l'avvocato Mattia Grassani. Buonasera, avvocato. Vedo fornito, ben fornito di carte, quindi speriamo che ci possa illuminare, perché ripeto, è un po' l'esigenza di tutti in questa fase. Vediamo cosa è successo a Bari tra Regina e Juve, la festa scudetto a Bari, poi ci vediamo anche a Milan-Roma e poi ne parliamo. Via. È scudetto, ma sembra un sogno a lieto fine, di quelli che si dissolvono al risveglio. Un incubo al contrario, perché la realtà è destinata a cancellare i gol, la festa, il 29esimo tricolore. Tutto surreale, strano, inconcepibile. Da una parte della tifoseria bianconera, quelli che è tutta una montatura, e poi quelli che a noi interessa la Juve, non Moggi e Giraudo. Insomma, come se niente fosse, forse. Lontano da qui invece c'è chi è in imbarazzo a far finta di fare festa sul sagrato di una chiesa dove si celebra un funerale di Stato. In mezzo a tutto ciò c'è la partita, diretta da Banti e con Paparesta nelle vesti di quarto arbitro e con in tasca un duplicato delle chiavi del suo spogliatoio. Una partita che non ha storia, è una strada a senso unico che la Juve prova a percorrere a velocità sostenuta per arrivare il più in fretta possibile al traguardo. Capello che sostituisce lo squalificato e Vieira con Gianni Chedda che lascia per la 16ª volta in panchina. Del Piero si affida al solito duo d'attacco formato da Trezeguet e Ibrahimovic. Il gol è nell'aria, lo vogliono i tanti tifosi juventini presenti qui al San Nicola, ma debbono pazientare perché la regina, salva ormai da tempo, dà l'impressione di essere in partita. Ma il numero 23 è quello fortunato sulla ruota di Bari, perché è al 23esimo minuto che Trezeguet realizza il suo 23esimo gol in campionato e spiana la via al successo della Juve. Un gol alla sua maniera, rapinoso d'astuzia, in acrobazia, un gol che lo fa diventare il più grande goleador straniero di tutti i tempi alla corte di Madama. Da adesso in avanti la gara è sempre più un film in bianco nero, con Ibrahimovic che diventa l'assoluto protagonista nell'area di Pelizzoli, ricordando il gol a Buffon all'Europeo portoghese, ricordando soprattutto di aver praticato da piccolo le arti marziali. Lo svedese cerca le maniere più strane e originali per dare alla Juve il gol della cosiddetta tranquillità, ma forse scritto nel cielo di Bari, dove 5 anni fa aveva dedicato la rete al papà da poco scomparso, che sia Alex Del Piero a togliersi quella piccola grande soddisfazione che lo ripaga in parte delle tante amarezze stagionali. È l'ultimo atto di una partita che precede il cerimoniale dello scudetto, che impone, fino a prova contraria, fino a responsabilità acclarata, che si vada avanti fino in fondo. Si festeggia in campo a Bari. Del resto i giocatori non sono colpevoli, è nel loro diritto sentirsi vincitori per quanto hanno fatto, per quello che hanno dato. Ma questi 12 anni della signora, questi 12 anni della triade finiscono qui. Siamo al capolinea. A tenere banco non è più il pallone, ma le palline di Bergamo e Pairetto. Finisce un campionato, ne comincia un altro di cui avremmo fatto volentieri a meno. Non c'è niente di falso, non c'è niente di finto, non c'è niente di paradossale nelle facce che salutano il 29esimo scudetto. Sui colori e sulla passione non c'è giurisdizione che possa tutto cambiare o addirittura tutto ribaltare. Cambia solo il programma, una piccola variante che non toglie nulla alla sostanza del momento. L'invasione di campo che costringe tutti a scappare via, ma che dà il senso di quanto oggi a Bari si sia voluto provare a dimenticare, quanto a questa festa ha fatto, fa e farà, pesantemente da contorno. Adesso qual è il tuo sentimento? Cioè, non pensi tutto questo potrebbe essere tolto alla Juve? Ma per le chiacchiere che uno dice, per sentito dire, sicuramente, però comunque io e i miei compagni sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto durante l'anno, sappiamo quello che ci vuole per stare fino alla fine, dall'inizio alla fine, primi,
e poi il resto vedremo in futuro cosa succederà, però comunque noi sappiamo che abbiamo dato il massimo. Parla Fabio Cannavaro, parla Alessandro Del Piero, il capitano nonostante tutto, nonostante le panchine e la letteratura che le accompagna ormai da due stagioni piene. Tocca a lui, come da programma, questa volta sì rispettato, alzare la coppa dello scudetto, il settimo personale in maglia bianconera, anzi oggi rossa, ma solo perché con quella banda verde e bianca richiama meglio il tricolore. Meritatissimo? Sì. Penso di sì, perché naturalmente non rimanendo insensibile a quello che è il momento attuale, soprattutto del calcio, soprattutto della nostra società, ci sentiamo di averlo meritato in tutto e per tutto sul campo e quindi siamo molto orgogliosi. Se fosse retrocesso in Serie B, Alessandro Del Piero ci sarebbe? Ma io credo che, come in tutte le cose, io poi ho avuto l'esperienza sempre qui con il doping, è bene far lasciare un po' di, lasciare che passi un po' di tempo prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. Naturalmente non è che mi sto parlando sulla mia decisione, il mio legame con questa società, con questa squadra, in diversi momenti è andato oltre a quelle che sono poi le esigenze personali, quindi mi auguro che tutto finisca per il bene e nella maniera più veloce possibile, perché poi la nazionale ha una buonissima squadra e vogliamo far bene ai mondiali. E quella coppa se la tiene stretta anche Fabio Capello. Se la porta in giro da solo per il campo, dice che è il suo ottavo titolo con quattro squadre diverse e che con l'ultima, la Juve, può festeggiare due anni fatti di 76 settimane di primato consecutive. E Fabio Capello ha intenzione di provare a continuare a prolungare questa striscia, in sostanza resterà allenatore della Juve comunque vada la situazione? Cioè, dipenderà dalla proprietà, non vedo così, per quale motivo io dovrei lasciare una squadra cui sono attaccato, una squadra a cui sono attaccato e soprattutto direi una squadra che è molto competitiva e molto forte. Abbiamo lavorato degli anni, due anni per crearla, ci siamo riusciti, sarà ancora rinforzata e quindi è tutto molto positivo. Si aspettano sviluppi, non c'è festa ufficiale a Torino, la festa è stata qui a Bari e queste facce non le può cancellare nessuno. Benissimo! Benvenuti a Controcampo, ancora abbiamo già visto un po' di servizi, c'è voglia di sentire il nostro super palco, Mughini, Spalletti, l'avvocato Grassani, Ruggeri, Paolo Liguori, Abbate Antuone, Eleonora, Linus, Graziano Cesare e Franco Ordine. Allora io direi proprio uno stralcio di pochi secondi, perché erano attesissime eventuali dichiarazioni di Luciano Moggi, che a fine partita ha chiamato intorno a sé tutti i giornalisti, pochi secondi di dichiarazione con voce anche rotta evidentemente dalla grande emozione del momento. Ascoltiamolo anche per capire un po' il suo stato d'animo e per cercare di capire cosa potrà succedere. Ascoltiamo Moggi. Allora, io sono qui per informarvi. Intanto vi chiederei una cortesia di non farmi domande, anche perché non ho né la voglia né la forza, mi manca l'anima, mi è stata uccisa. Da domani sarò dimissionario da direttore generale della Juventus e da stasera il mondo del calcio non è più il mio mondo. Penserò solo a difendermi da tante cattiverie che sono state dette e fatte. Questo volevo dirvi, non posso rispondere a domande anche perché, no, vi ripeto, non ho la voglia di rispondere. Grazie. Grazie. Questo Luciano Moggi. Sento pubblico che un po' diviso, non condivide troppo le parole di Moggi, ma questo è, insomma, era un documento doveroso da mostrare a tutti. Vediamo anche le immagini della contestazione questa sera quando la squadra è arrivata a Torino, se siamo già in grado di mostrarla. Ecco qua, sono immagini proprio, credo, dell'arrivo. Mentre c'era stata grande festa a Bari, qui c'è un drappello di tifosi, insomma non troppo numeroso, però evidentemente non troppo felici di quello che sta accadendo anche a livello di immagine. Va bene, a parte questi coretti, volevo capire da Gian Piero Mughini se a distanza di 7 giorni
sulla base anche di quello che è emerso adesso, non più a livello di indiscrezioni giornalistiche, ma a livello proprio di procure, perché abbiamo parlato dei 41 avvisi di garanzia della Procura di Napoli, se ne preannunciano altri. Tra l'altro domani dovrebbero essere pubblicate nuove intercettazioni che riguardano partite del campionato in corso, anzi del campionato appena finito, con ancora la Juventus di mezzo. Giampiero, hai modificato un po' il tuo punto di vista? Sei più sconcertato rispetto a 7 giorni fa? Qual è il tuo stato d'animo? Beh, sconcertato è dir poco. Sconcertato è dir poco. Io per la prima volta da tanti anni, oggi, non ho guardato i gol delle ore 6. Non me la sentivo. Non me la sentivo. Non me la sentivo perché il giocattolo calcio, se si rompe... allora... Quindi sconcertato è dir poco. Detto questo, tu non mi strapperai una parola contro la triade, neppure sotto tortura. Non è il mio intento. Non perché io non abbia, ripeto, non dico orologi, ma conversazioni. No, no, ma lo sai. Lo so. Ma perché quello è stato il mio sogno. E io sono fedele a quel sogno. Posso essermi sbagliato. Non ti dispiace certo, che sia stato non macchiato? Non accorro a scendere dall'autobus dei vincitori e dichiarare, come ha fatto qualcuno, qualche buffone, che è anti-juventino dopo essere stato prono per anni a questa dirigenza juventina. Nomi e cognomi non se ne fanno per pietà intellettuale. Non... non ti dispiace che questo sogno sia stato macchiato dai fatti di questi giorni? Per te rimane un'esperienza positiva? Si può rimproverare anche ad un amico di non essersi comportato bene, o no? Si può rimproverare, però è una cosa che riguarda l'amicizia. Non riguarda le dichiarazioni, i pentimenti solenni o le buffonate in soccorso dei... contro i perdenti, ecco. Abbiamo un altro tifoso della Juventus qua, Linus, prima di cominciare il giro e di vedere anche le immagini della festa invece di Bari. Il tuo stato d'animo qual è? Guarda, citando Carmen Consoli, visto il mio lavoro principale, io sono confuso e felice in questo momento. Confuso perché chiaramente è una situazione che ogni giorno diventa più ingarbugliata. Prima dietro le quinte parlavamo della prospettiva di una Juventus in Serie B. Io non riesco veramente neanche lontanamente a pensarci, anche se credo dopo che l'avvocato Grassani ci dirà credo meglio. Che sia drammaticamente reale. Però sono al tempo stesso felice, perché io comunque, a differenza di Giampiero, non avendo avuto frequentazioni con nessuno, non ho niente da dire contro come né differenza. A favore. Come a differenza? Come Giampiero. Esattamente come? Come Giampiero. Non a differenza. Ok. Esattamente come? Io non ho da difendere nessuno. Sono tifoso della Juve, lo sono sempre stato, lo sarò sempre. Se qualcosa stabilirà che questi campionati li abbiamo rubati in qualche modo, abbiamo commesso qualcosa... 91 punti rubati. Sarebbe bastato rubarne 6, Giampiero. Io non avrò nessun problema, non avrò nessun problema a darne indietro 2, 3, ne rimangono sempre tanti, ma non è la quantità di scudetti che uno ha vinto. No, sin dal 1902 ci sono intercettazioni che dimostrano. No, quello che voglio dire... Entriamo... Allora, entriamo rapidamente, prima di mostrarvi alcuni filmati, alcuni anche inediti, sul discorso proprio del valore di questo scudetto. Giampiero ha detto 91 intanto, punti tutti rubati? Intanto, no, e quindi Franco? No, intanto io vorrei come dire, ristabilire una precisione. Finora tutta la documentazione che è venuta fuori, sì? Tutte le intercettazioni che sono venute fuori, tutti i dialoghi che abbiamo visto stampati sui giornali si riferiscono solo ed esclusivamente al campionato 2004-2005. Ho già detto che domani ne vedremo delle nuove, allora, che prima si riferiscono a questo campionato. Io così molto sommessamente mi farei una cosa. Prima di avventurarmi a dire che questo campionato è, come dire, cristallino, senza discussioni, pulito, bello, trasparente, io avrei qualche perplessità. Vabbè, certo. Allora io dico, aspettiamo prima di fare... come dire, di decidere noi
quello che è pulito e quello che è sporco. Una cosa quello è sicura. Quello che è già emerso quello è che abbastanza è sporco, inquietante. Insomma. Quello che è sporco in maniera incredibile, è quello dell'anno scorso. Su quello di quest'anno non ancora abbiamo documentazione. Paolo Liguori scuote guarda, la testa. Io dico questo, tu non, una volta non si vuoi dice... aspettare nuove cose. No, non voglio aspettare nulla. Che ci no, sono. Non voglio... Una volta si diceva, noi dobbiamo stare attenti a parlare. Noi dobbiamo stare attenti. E si diceva, per difetto, dopo questa vicenda, io credo che noi dobbiamo stare attenti a parlare per eccesso. Cioè, prima noi dovevamo stare attenti a parlare perché temevamo di diffamare delle persone. Oggi noi dobbiamo stare attenti a come parliamo perché abbiamo già tradito milioni di italiani. Questo è un paese. Noi siamo troppo timidi. Questo è un paese in cui ci sono 3 quotidiani sportivi e centinaia di trasmissioni sportive. Non è possibile. Lo scandalo degli scandali è che si apra uno scandalo sul calcio e gli addetti ai lavori non ne sapessero nulla. Questo è lo scandalo che colpisce i tifosi, perché dicono, voi dove eravate? Allora, beh, la mia allora ma me lo dicono al bar, me lo dicono dal giornalaio e lo dicono rivolto a tutti quelli che sono in questo circuito, radio, televisioni, giornali, certo. Dove eravate? Allora, è chiaro che noi non disponiamo di mezzi per intercettare. Eravamo qui ad accapigliarci, aspetta, ma hai ragione, a dirle fammi finire, cose. Hai ragione, Franco, fammi finire. Per questo, la realtà è andata per un questo po' io oltre, ti diciamo dico, così, per sospetti. Questo io ti dico che non dobbiamo parlare pensando che le cose siano finite, perché nei prossimi giorni ne avremo delle altre. Dobbiamo sono parlare tenendo sì. conto che la misura è quella della fiducia del pubblico e quindi dobbiamo parlare a nome del pubblico con chiarezza. Si parla di giustizia sportiva, non si tocca la libertà di nessuno, al massimo si tocca, avete sentito, beh, la procura di Napoli avete parla sentito, di associazione avete sentito l'uscita di Moggi oggi, avete sentito le parole, per me sono, io le giudico per quelle che sono, cioè? Né arroganti, sono parole di uno che ha un delirio di onnipotenza, perché si risponde, si risponde in questa maniera, si risponde, non posso rispondere alle vostre domande perché domani devo andare prima dal magistrato. Questo è il motivo, non perché si è rotta l'anima. E non si dice il mondo del calcio non è più il mio mondo, si dice mi dimetto perché il consiglio d'amministrazione della sua società, la proprietà, si è dimesso per intero mentre noi facciamo dei giochetti e diciamo distinguiamo, aspettiamo. Il consiglio d'amministrazione della Juventus si è sciolto. Questo è un fatto. Lo ha deciso la proprietà, non l'abbiamo deciso. E oggi noi, è l'ultima trasmissione di Controcampo, ma lo vorrei ricordare. È la prima trasmissione del dopo Moggi. Lo ricorderemo che c'è stato un primo e un dopo Moggi. Come il doping nel ciclismo. Lo abbiamo ricordato il prima e il dopo. Voglio mostrarvi tra poco la documentazione su De Santis. L'unico dopato del ciclismo era Pantani. No, tutti, l'hanno trovati a decine. Notte. Ci sono stati delle cose. E dopo il doping il ciclismo è cambiato. Prima certo, e dopo me lo ricordo di Gesù Cristo. Il tasso tecnico si è un po' abbassato, non di però altri. A vantaggio di altre cose. E questo succederà anche nel calcio. Voglio sentire Enrico e Diego. Allora. E Luciano per chiudere il primo giro, Eleonora l'ha premesso che rapido perché voglio sentire poi Capello che oggi ha suscitato perplessità con le sue dichiarazioni. Tra poco sentiamo la documentazione che riguarda De Santis che da ieri non è più il nostro arbitro destinato ai mondiali. Rapidissimo. Intanto ritengo gli juventini parte, i tifosi juventini parte lesa come certo. tutti. Sono d'accordo con te. Naturalmente non posso pensare che tutto questo sistema sia stato organizzato solo per il campionato 2004-2005 e che prima e dopo non sia successo nulla. Abbastanza il grave probabile. È che in questo calcio oggi il successo è diventato una qualità morale, quindi vincere è diventata la cosa importante. Una volta si diceva quello è un uomo per bene, quello è un mascalzone, come non oggi si dice abbiamo come non importa, punti. Dici tu. È diventata una qualità morale e le conseguenze sono quelle che... di cui parleremo. Diego, però il tifoso... negli altri campi della vita non è così? Nell'economia, nella televisione, nel giornalismo, non è così? No? Spero di no. Che vincere nella vita sia una qualità morale è brutto. Io spero che non sia così. Tu non trovi che dei clamorosi cretini siano diventati direttori di giornali o ministri? Perché c'entra questo? Succede, ma nessuno lo rivendica, Giampiero, succede ma nessuno lo rivendica. Lui rimproverava la rivendicazione, che è ancora peggio che diventare... Diego, i tifosi sono disorientati, quelli della Juve, abbiamo visto, no? I tifosi sono tutti disorientati, no, ma la cosa giusta che diceva il mio amico interista, perché ne ha molti,
è che una volta si diceva, mio padre mi diceva, quello lì è una brava persona, e la parola cinico o furbo, astuto, grintoso, ci sono delle parole che hanno preso piede e qui si è perso il valore di base, che è la brava persona è una brava persona. Una brava persona certe cose non le fa, mio padre mi diceva così. Quindi le cose che io leggo sul giornale, non so se sono vere o meno, però le leggo, e quelle cose una brava persona non le fa. Dopodiché ci sono tante non brave persone in giro, questo non vuol dire però che perché ce ne sono delle altre questa cosa... Ma se tu fossi tifoso Juve saresti contento stasera? Io se fossi tifoso Juve sarei triste come sono triste da tifoso Milan, come sono... Oggi non l'ho vista neanche io le partite, c'era il tennis fantastico, bene. Il basket meraviglioso, il motociclismo... E ce n'era tutto da vedere perché dovevo vedere una partita, partendo da un presupposto, che non l'avrei visto comunque perché le regole di questo sport sono antiche. Se non ci sono i play-off, io non mi posso divertire oggi. A prescindere, perché che senso aveva questa domenica di calcio? A prescindere, se non c'era questa storia di Moggi, cosa stavamo dicendo? Due partite. Sì, per dire, io sono venuto stasera perché è l'ultima puntata, non perché permetto di dire, perché grazie. Mi fa piacere per te, se no, se era per il caso Moggi, non me ne poteva fregare di meno perché. È una cosa che ammetterai che è una cosa grave. È gravissimo, ma in tutti i bar d'Italia e anche quelli di Caracas, come dicono, si dicevano queste cose. Si dicevano. Ho sempre sentito dire queste cose. Esattamente quello che leggo. Quello che leggo sui giornali è quello che ho sempre sentito dire al bar. E siccome al bar ne ho sentito dire tante altre, speriamo che non vada avanti così. Perché se tu le cose che ho sentito dire di Blatter e degli arbitri internazionali, se sono vere queste, possono essere vere anche quelle. E se tu fai uno sport dove uno viene ammonito in questa gara e salta quella dopo, sei scemo. E se uno è scemo prima, da lui non mi posso aspettare niente. È una regola talmente idiota che non c'è in nessun altro sport. È fatta solo per quello. No, dimmi un'idea. Io ho una squadra, tu perdi tempo e allora ti ammonisco e ne giova quello della partita successiva. Questa roba la dico io da 10 anni, la diceva chi prima. Allora, il tempo effettivo c'è in tutti gli sport. Perché non sei, se ne parli, ti guardano e mi dicono, ma sei scemo, come sono scemo? Sei scemo tu che non ne vuoi parlare. Ma se i capi erano, ma come sei dire, capi, allora erano se tutto... vuoi mantenere uno sport con delle regole manipolabili, è evidente che vuoi tracciare. Ma prima delle regole, qual è? Se tu metti apposta le regole, prima delle regole, essere decise su una collina a Zurigo. Almeno una cosa però volevamo. Cosa? Che non fosse Moggi a telefonare al designatore e a ordinare anziché tre pizze e quattro stagioni e due pizze e formaggi, due abiti e quattro assistenti. Almeno quello. Almeno quello. Ti ricordi la regola degli arbitri, un'altra regola da cambiare. Non ha ancora parlato Leonora? Sandro, cara, io e questo ci preoccupa. Hai ancora l'idea di domenica scorsa? Una cosa velocissima. Sì, grazie. Ovviamente sono delusa, amareggiata, come ti avevo già detto domenica scorsa, per tutto questo che è successo. A vederti non lascio sembra. No. E lo lascio pure discutere a voi, perché non spetta a me. Mi incuriosisce però, la tua idea. D'altra parte, io penso anche alla squadra, penso ai giocatori. E devo dire che comunque sono stati i giocatori che ce l'hanno sempre messa tutta e che hanno giocato sempre con lo spirito giusto, punto. Poi, questo è un discorso resto... che adesso facciamo, se si esatto. può distinguere... Ci tenevo a qualificare questo. Diego ha strappato, ha tentato di strapparti il vestito da addosso, Diego. No, è già venuta così. Mi fate sentire... C'è stato prima di ascoltare Capello, successo prima. Prima di ascoltare Capello, volevo anche un'opinione di Spalletti, che io non voglio tirare in mezzo a questa vicenda perché immagino che sia a sua volta imbarazzato, no? Perché si parla anche di insomma, dirigenti con cui si è stati in contatto tutti quanti fino a poche ore fa, diciamo. Noi addetti ai lavori naturalmente ci sentiamo amareggiati come tutti gli sportivi, che oggi hanno dato un segnale importante frequentando poi gli stadi. Sì. Con numeri abbastanza evidenti. Probabilmente noi ci sentiamo anche un pochettino spiazzati perché essendo poi uomini di campo, e qui parlo soprattutto per me, io poi arrivo il lunedì con i miei collaboratori e cerco di organizzare tutta la settimana d'allenamento attraverso poi quei particolari che nel calcio diventano importantissimi per avere i vantaggi, ecco. E vedere che poi...
considerazioni generali, poi i rapporti si va tutti a cercare di averli buoni con chiunque. Poi è chiaro, se c'è modo e modo, fosse vero che tutte le cose sono create a tavolino così, la cosa è diversa. La cosa è grave. Allora, ascoltiamo subito la reazione di Capello, così poi entriamo nel vivo ascoltando invece il caso di De Santis. Capello da domenica stadio con Taveri. Buonasera Capello. Buonasera. Beh, però voglio dire, però non si può, voglio dire, non pensare assolutamente a quello che c'è, che è successo in questi giorni. Cioè, voglio dire, si è parlato anche di penalizzazioni possibili se verranno accertate delle cose, si è parlato di possibile retrocessione, si è parlato di squalifiche, cioè è impossibile non fare, cioè, pensare solamente siamo stati in testa sempre meritatamente, cioè se c'è qualcosa dietro, poi se verrà provato, verrà provato, se non verrà provato sarà stato giusto così, però non si può non fare una riflessione, la chiedo a lei perché di riflessioni ce l'ha sempre dette, fatte e dette tante, cioè se lei dice rimanga la Juve la squadra sarà rinforzata, però se decideranno ad esempio di mandarvi in B o di farvi partire con 9 punti meno l'anno prossimo. Io sento che lei sta già emettendo delle mezze sentenze. No, non ho emesso niente. Ma non ho il diritto io. Tiro il bersaglio. Capello, scusi, non ho il diritto di emettere sentenze, io devo fare le domande. Credo che sia giusto aspettare prima. Certo. E gli ho fatto questa premessa. Il giudizio che verrà emesso. Esatto. Dopodiché lei mi potrà fare delle domande al quale io sarò in grado di rispondere. Però ci vuole molta cautela nel parlare, nel proporsi. Invece c'è il tiro al bersaglio, è ormai diventato uno spot, attaccare Moggi in tutte le maniere, la Juventus in tutte le maniere. Mentre vedo che, leggendo, perché forse qualche cosa so anch'io quando leggo, vedo, si cerca di deviare sugli altri, è proprio il centro di tutta l'attenzione, sempre solo la Juventus e sempre solo Luciano Moggi. Questo così, prendiamo l'atto, guardiamo, però alla fine vedremo cosa succederà. Capello con la rabbia di chi dice insomma c'è un tiro al bersaglio. Avvocato Grassani, Capello dice aspettiamo, se usciranno fuori elementi vedremo. Ma non ci sono già questi elementi secondo lei? Sicuramente quello che emerge dall'informazione di garanzia notificata venerdì scorso a 41 tesserati o dirigenti federali, dirigenti arbitrali della FIGC è più di qualcosa. Più di qualcosa. È un punto di partenza importante che, paragonato ai precedenti filoni di illecito sportivo che ci hanno accompagnato le ultime tre estati, 2004 Modena, Chievo, Sampdoria, 2005 Genoa, Venezia e Crotone, Messina, Sculli, questo è sicuramente un quadro probatorio assolutamente consistente. Ecco, qualcuno dice però, ma ci si basa solo sulle intercettazioni telefoniche, a parte che cominciano ad esserci anche riscontri, testimonianze, sono cominciate le deposizioni, no? Paparessa ha ascoltato per 9 ore, c'è qualcos'altro o diciamo l'intercettazione telefonica è la base forte di questa inchiesta? Diciamo che per le metodologie di accertamento di questi fatti da parte dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che non dimentichiamocelo, stanno indagando dal 2002 Certo. Sul pianeta calcio, nel 2004 è uscito qualcosa, poi non ha portato a grandi risultati per quanto riguarda il lecito sportivo con Modena, Chievo e Sampdoria, ebbene per queste metodologie le intercettazioni sono il punto di partenza, il punto più rilevante, anche perché sono genuine, cioè i soggetti intercettati non sapevano di esserlo, per cui dovranno essere loro in una giustizia sportiva che procede comunque con criteri diversi rispetto a quella penale. Chiaro. A spiegare perché eventualmente millantavano, scherzavano, tutto quello che dicevano era comunque una farsa. Quindi la giustizia sportiva secondo lei avrebbe già degli elementi pesanti in mano? Diciamo che tutti i procedimenti che ho appena citato prima, dal 2004 in avanti, si sono basati esclusivamente su intercettazioni telefoniche. È stato chiarissimo. Allora, mi dicono che possiamo mostrarvi la prima pagina del Mattino di domani, quotidiano di Napoli, che conferma quello che vi dicevo prima, cioè che ci sono intercettazioni che riguardano partite della Juve di questo campionato. Ecco, io non vedo benissimo, a parte il titolo, lo scudetto da dimenticare, ma c'è un riferimento, mi dicono, anche a Juventus e Siena di questo campionato. Me lo conferma Nicola Kalatopoulos. Allora, e lo so, il pubblico è disorientato perché insomma è chiaro che la situazione si allarga. Perché hai detto Juventus-Siena e almeno qui su Juventus-Siena e Siena-Juventus, senza aver intercettato nessuno e senza sentire nessuno, avevamo sollevato noi dei legami. Si sanno i legami. Adesso un documento importante. Domenica sera è uscito fuori per la prima volta il nome di De Santis. Guardate quante cose sono cambiate in 6 giorni.
Ieri si è saputo che non andrà ai mondiali, gli è stato ritirato l'accredito per gli elementi probanti, come diceva l'avvocato, che sono usciti in settimana. Prima di vedere questa ricostruzione del nostro Rico De Santis, Graziano, che figura abbiamo fatto a livello mondiale in questo caso? Ah beh, una figura sicuramente non edificante. Avevamo puntato tutte le speranze, l'associazione italiana Abide aveva puntato le speranze proprio su De Santis, lo aveva anche sorretto e tutelato durante questo periodo che vanno dai mondiali che andavano dai mondiali di Giappone e Corea fino ai prossimi mondiali che si svolgeranno in Germania, e purtroppo era l'uomo di punta. È una bella mazzata. È una bella mazzata. Ma di chi? Mazzata. L'uomo di punta. Beh, di chi? Dire, l'uomo di punta. Qual è l'uomo di punta di Bergamo e Pairetto. Ma voglio dire, ma il vantaggio nazionale di avere un Abide, il vantaggio se giochiamo bene vinciamo i mondiali o se andiamo vicino. Ma di avere un arbitro che fa bella figura mi fa piacere per lui, ma non, a me non me ne può fregare di meno. No. Non l'ho mai, non l'ho mai visto nessuno andare in giro con le bandiere perché l'arbitro era il più bravo. Potremmo pagare in altro modo, magari. No, ma soprattutto quando c'è un arbitro bravo magari garantisce la regolarità del campionato. Sì, e quindi sì, anche tu che giochi le partite o che vedi le partite sicuramente, sei garantito sul mondiale. Io dicevo sul mondiale. Spero che il problema sia più grosso che non quello della persona. Facciamo così. Siccome è un filmato molto interessante e ci sono anche le dichiarazioni incredibili dello stesso De Santis di 3 giorni fa, quando si proclamava al di fuori di tutto, ci fermiamo 2 minuti e poi lo vediamo. Bene, mi ricordava Paolo Ziliani che tra poco vi proporremo anche un documento nuovo che si riferisce a nuove intercettazioni pubblicate oggi dal giornale Il Romanista, che riguardano telefonate compromettenti, molto compromettenti, tra Della Valle e Moggi. Lucia Blini dalla redazione di Controcampo. Sì, notizia di poco fa, Alessandro Nesta è stato interrogato per quasi 3 ore presso la Procura di Roma come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sulla GEA, la società di intermediazione sportiva facente capo da Alessandro Moggi, dopo che negli ultimi giorni l'ex procuratore Canovi aveva più volte spiegato come la GEA gli avesse strappato lo stesso Nesta. Quindi 3 ore di audizione questa sera per il giocatore del Milan. Perfetto, grazie Lucia. Allora, rivisitiamo la vicenda De Santis. Tutto parte anche da dichiarazioni dell'ex arbitro Nucini, che è un po', diciamo, una sorta di pentito della situazione, che ha svelato particolari molto importanti. Enrico De Santis. Dopo Collina, il vuoto. Questo si temeva dopo l'addio del miglior fischietto del mondo, ma in realtà è andata ben peggio. Massimo De Santis, l'arbitro designato per il Mondiale di Germania e ritenuto quindi il numero uno dell'era post-Collina, è finito in un pozzo senza fondo. Una settimana fa il suo nome viene accostato per la prima volta alla bufera intercettazioni, ma i particolari scottanti vengono rivelati solo giovedì all'interno di un articolo pubblicato da Repubblica. Tutto nasce da un colloquio di un paio di anni fa tra l'ex arbitro Danilo Nucini e il presidente dell'Inter Giacinto Facchetti, registrato ad insaputa del fischietto della sezione di Bergamo e finito nelle mani degli inquirenti. Nucini confida a Facchetti di essere stato avvicinato da De Santis e Mariano Fabiani, ex direttore sportivo del Messina e del Genoa. I due, legati da amicizia per il loro comune passato di agenti di custodia, gli spiegano che per far carriera è necessario avere un buon rapporto con Luciano Moggi. De Santis e Fabiani organizzano in gran segreto un incontro in una stanza d'albergo tra Moggi e Nucini. All'arbitro verrà anche consegnata una SIM card per comunicare esclusivamente con l'organizzazione. Una sorta di iniziazione per entrare a far parte di un vero e proprio clan, che ha regole ben precise, soprattutto per chi sgarra. E Nucini lo sa bene. Il 14 gennaio 2001 l'arbitro fischia un rigore a favore del Bologna contro la Juventus sull'1-0 per i bianconeri. Julio Cruz, allora in rossoblù, lo sbaglia, ma poco importa. Dopo quell'episodio, racconta Nucini a Repubblica, mi hanno squalificato per 4 domeniche, che passa a fischiare in Serie B. Mi spiegarono, continua Nucini, che per tornare in A avrei dovuto chiedere scusa al designatore Pairetto. Ma torniamo a De Santis. Lunedì, nel corso della consegna del premio San Siro Gentleman, il fischietto romano si difende così. Non siamo più disposti a questo massacro, perché sicuramente noi abbiamo sbagliato. Sul terreno di gioco però abbiamo sbagliato, al di fuori non abbiamo mai sbagliato, siamo sempre stati corretti e la nostra dignità è sempre stata la più alta. E io questo mondiale me lo sono guadagnato e non lo mollo per nessuna ragione al mondo. Ma 4 giorni dopo, venerdì, il suo nome compare nell'elenco degli indagati per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva emesso dalla Procura di Napoli.
Oltre a lui, 8 arbitri e 10 assistenti. De Santis riveste un ruolo di primissimo piano nell'intricata vicenda. Il 29 maggio 2005 dirige Lecce Parma, ultima giornata e decisiva per la lotta per la salvezza. Una serie di telefonate intercettate, protagonisti i fratelli Della Valle, Moggi, Bergamo e Mazzini, fa trasparire l'intento dell'organizzazione. La gara deve finire in parità, risultato con il quale la Fiorentina eviterebbe la retrocessione in B. Prima della partita De Santis telefona a Bergamo e gli racconta di aver istruito a dovere i due assistenti. Gli ho spiegato pure un po' le cose, velatamente. Alessandro, sai, posso parlare in un modo, l'altro velatamente. Insomma, gli ho spiegato, fatto capire che... Poi intanto gliela do io l'impostazione. Da quello che ho sentito dalle interviste loro giocano. Il Lecce vuole giocare per vincere. Il Parma pure gioca a vincere. Quindi a sto punto facciamo la partita. Ci mettiamo in mezzo. L'importante è che tu vinca. Dopo la partita, finita 3-3 e quindi con la Fiorentina salva, Mario Renzi, segretario dell'allora vicepresidente federale Mazzini, telefona a De Santis. Bel servizio abbiamo fatto. Un'opera d'arte. Morale della favola, tanto tuonò che piove. De Santis ai mondiali ci potrà andare solo da turista e pagando il biglietto. Dopo Collina il vuoto, anzi no, è andata decisamente peggio. L'applauso è per il nostro di De Santis che ha firmato il servizio e non certo per Massimo De Santis. Ho visto Liguori e Enrico che erano, guarda, io non sono abbastanza andato... arrabbiati. Guarda, io però, per questo premio San Siro Gentleman si vota attraverso il TG.com che io dirigo. Sei però, no, per i giocatori. Gli arbitri viene premiato l'altro anno Collina, sempre l'internazionale. Quest'anno non sono andato al premio per non premiare De Santis, perché nel frattempo io leggevo le intercettazioni. Per questo dico che bisogna andare un po' più avanti. Di certe partite noi abbiamo parlato qui senza bisogno di vedere le intercettazioni. Abbiamo parlato di partite del campionato di quest'anno. Abbiamo molto parlato, duramente, per questo abbiamo parlato fatto sollevando dei legittimi sospetti che Diego dice sono da bar. E io pensavo fossero da bar, perciò a un certo punto quando tu mi dici Paolo, non vorrai mica sospettare che viene ammonito il giocatore perché la settimana prossima deve giocare contro la Juventus? Io mi fermo, perché il sospetto non mi piace. Oggi non mi piace la reticenza. Siamo oggi stati chiari. Non mi piace prendere Graziano in giro la gente. Questa gente deve andare fuori. Graziano, subito. Che effetto ti ha fatto sentire De Santis che fino a due giorni disastroso, fa? Disastroso, perché se poi ripenso a perché Collina ha dovuto dare dimissioni, per questo un motivo assolutamente ridicolo. Una trappola, gli avevano preparato una trappola. Adesso sì. Cioè? Adesso come cioè? Mi avevano preparato una bella trappola. Spiegatemi. Perché? Sì. L'Anese sapeva del suo contratto. Allora, siccome non potevano liberarsi diversamente, perché cosa hanno fatto? Carraro gli aveva dato la proroga perché arbitrasse ancora un anno. Allora, come potevano liberarsi? Allora, gli hanno dato prima l'ok. Gli hanno dato prima l'ok. Quando quello ha avuto l'ok, è andato lì, ha firmato e ha avuto il contratto e non poteva più tornare indietro, no, non puoi farlo più, caro. O rinuncia al contratto o rinuncia ad arbitrare. Senti Franco, quale scenario... giornale ha fatto una campagna alla morte in difesa di Collina? Anche qui, anche qui, anche Controcampo ha difeso Collina. Giampiero, abbiamo speso 5 minuti in difesa di Collina. 5 minuti. E voglio aggiungere una cosa. Settimana intera. E voglio aggiungere una cosa e la dico a Graziano. Collina però disse, io ho avuto il permesso verbale, però si doveva piegare, rinunciare al contratto, non lo fece perché sarebbe stata l'ammissione che era qualcosa, certo, di disonesto, e si è dimostrato uomo tutto d'un pezzo. Senza dubbio. Leggo dalle intercettazioni, e questa è una mia osservazione che giro a te, che Papa Resta, che oggi è stato interrogato e che denuncia questo episodio di Moggi, però sono passati... Lo sentiamo tra poco. Però sono passati dei mesi, ecco, poi te lo voglio chiedere. Dopo, quando parliamo di Papa Resta, ti chiedo un parere. Diego, questa De Santis che fate fa? No, assolutamente non a salvare, per l'amor di Dio, ma... Però gli arbitri non sono degli eroi, cioè questa gente non è gente che dice è votata piuttosto di tradire, piuttosto di... Cioè quando l'hanno chiuso dentro, lui ha avuto paura di perdere tutto quello che aveva e non ha... Vogliamo preparare la registrazione di Io credo che sia Papa Resta, sempre un fatto Regina Juve? Legato alla così regola. Sentiamola, cioè, subito, sì. La sentiamo subito? Non lo so. Perché è l'episodio importante, si è parlato addirittura di sequestro di persona, chiedo conferma all'avvocato. Nell'informazione di garanzia c'è anche la contestazione del sequestro di persona. Ecco. Allora, ascoltiamo, è pronta questa registrazione? Sì, perché
Insomma, da un lato, ecco, prego il pubblico di ascoltarla con attenzione senza magari ridere, perché fa ridere in certi momenti, anche se è un episodio drammatico. E allora tutti quelli che chiudono uno in bagno e sequestrano di persone, cioè ci sono degli scherzi che si fanno ogni tanto. Va bene, ricostruzione credo prima e dopo, no, subito dopo Regina Juve. 6 novembre 2004. Dopo la partita Regina-Juventus vinta dai calabresi per 2-1, Pietro Ingargiola, osservatore dell'AIA, e Tullio Lanese, presidente dell'AIA, commentano quel che è successo negli spogliatoi del Granillo. Cumpa, quello che fece cosa qua oggi, è venuto negli spogliatoi con il dito puntato a gridare, lui e Giraudo, e a dirgli al guardaline: tu sei scandaloso, come scandaloso il rigore che non hai dato. A Paparesta gli ha detto: con te non abbiamo fortuna. A minacciarli lì dentro. Ripeto, a me non me ne frega niente. Io non ho visto e non ho sentito. Sono cose vostre. Problemi vostri sono. È logico. Io non c'ero. No, no, ma che scherzi. No. Non ho visto e non ho fatto niente. Io mi sono andato. Quando questi sono andati a minacciare, io sono andato dentro il bagno. Bravo. Luciano Moggi racconta la sua versione al giornalista Tony Damascelli. Sono entrato nello spogliatoio, li ho fatti neri tutti quanti. Poi li ho chiusi a chiave e volevo portar via le chiavi. Me l'hanno levate, se no le portavo via. Il direttore generale della Juve telefona poi a Tullio Lanese. Lo so, non mi dire. Cioè, io so tutto perché l'osservatore è un amico mio e mi ha detto che t'ha visto entrare. Dice, io che devo fare? Tu gli ho detto non c'eri e ti fai i cazzi tuoi, eh? Giusto? Il giorno dopo la partita, Moggi al telefono con un ignoto interlocutore mostra tutta la sua rabbia verso l'arbitro Paparesta. Lo faccio divide in due, altro che fa polemiche. Lo faccio fa agli altri. Domani sera gli faccio levare patente con l'obbligo di ridarle i danni entro 15 giorni, altrimenti viene arruolato nella legione straniera. Stesso giorno, telefonata tra Moggi e Giraudo. Argomento la terna arbitrale di Regina Juventus. Poi ho parlato con Paolo e con l'altro, assicurandosi che devono essere fermati. Devono massacrarli, sia a Coverciano che poi non farli per 2 mesi. 2 mesi devono star fuori. Le moviole le movimento tutte. Lo fanno da soli, ma li alimento io stavolta. Ecco qua. Allora, vedo che stavolta non c'è applauso, ma... perché siamo un po' tutti... No, perché non c'è si bisogno. Resta a bocca aperta. Enrico, ti vedo un po' frastornato. A tutti quei ragazzi arbitri che si svegliano alle 7 del mattino e vanno a arbitrare in campi probabilmente più difficili, nelle terze, nelle seconde, nelle prime categorie, e che vedono che il loro punto d'arrivo, se a loro potesse andare bene la carriera, sarebbe questo. Ma soprattutto che vanno a arbitrare senza magari prendere rimborsi spese che tardano con annualità sconcertante. E sentivo il presidente dell'AIA che dice: ah, io non c'entro assolutamente niente. Un presidente dell'AIA eletto proprio dalla base. Lanese parla. Lanese, si sta parlando di Lanese, che è eletto dagli arbitri. Linus, cioè, deve votare la fiducia degli arbitri. Linus sembra schifato a sto punto. No, a me la cosa che impressiona è che tutta questa gente che governa un business che vale ormai migliaia di milioni di euro è un gruppo di cialtroni imbarazzante, sembra di sentire le cronache di un torneo di bar. Cioè, Luciano Moggi, sempre quando prima diceva con la voce rotta dal pianto mi avete distrutto l'anima, qualcosa del genere, forse era anche sincero, perché nella sua, tra virgolette, ignoranza non si rende conto che quel modo di fare non va bene in un mondo moderno e che, insomma, che rappresenta... Sono curioso di sapere cosa dirà Luciano. La differenza la dà la moralità e le regole, non c'è mica tanto da discutere, sono solo quelle possibilità. La gente c'è anche delirio di onnipotenza. Perché se tutti va sempre bene e vinci sempre, ti viene delirio di onnipotenza. L'impunità assoluta. Ci sono le famiglie che educano le persone, la scuola e la società che educa le persone, delle regole che vengono date. Qui è tutto così, è così anche a livello internazionale. Cioè, fanno quello. Beh, però le regole non è che dicono che tu devi chiamare l'arbitro e dirgli. Infatti, no. Però non dicono neanche il contrario, perché fino a prova contraria pare che tutti sapessero questa roba. Cioè, tutti la ventilavano. Già abbiamo sentito parecchie persone. Quello che dice Diego è vero, perché sono 10 anni che si sente dire questa cosa, non succede niente. Però evidentemente c'erano più soggetti, tra poco parliamo anche di altre società naturalmente. Però a me viene un dubbio perché io devo dire la sincera verità, il comportamento di Paparesta non mi convince assolutamente. Perché? Perché l'hanno chiuso dentro. Ho
capito, l'hanno chiuso dentro, perfetto, ma un arbitro quale, quale perfetto, c'ha? Perfetto. Perfetto nel senso che è perfetto, poverino, hanno chiuso dentro. L'inadempienza del giudizio, l'allontanamento dal giudizio, no? Quindi io mi chiedo, questo arbitro, che io stimo affettuosamente, come tutti noi, arbitralmente, ho detto che tanto, è molto bravo, è capace di arbitrare in un certo modo? Non ha sudditanza psicologica, quello che ho sempre rifiutato. È il caso di riproporlo anche l'anno prossimo? Ma cosa se... avrebbe dovuto fare? No, ma l'interrogativo, il tuo interrogativo è pertinente, però io mi chiedo e ti chiedo, a chi, francamente, a chi denunciava il perché fatto? Papa Resta doveva fare l'eroe e non lo fa in Gargiola, non lo fa Lanese, non lo fa Bergamo, non lo fa Pairetto, non lo fa Mazzini, non lo fa Carraro, non lo fa Domine Dio, e lo deve fare Paparesta. No, lo fa Paparesta, Paparesta deve fare un referto. A chi? A fine gara deve presentare un referto. Ma lo fa. A chi lo fa? Ma lo fa. Al giudice sportivo. Allora le cose devono succedere solo... Allora le cose devono succedere solo perché qualcuno fa le intercettazioni telefoniche. No, dico, non no, c'è più allora nessuna volontà libera, volontà individuale. Non tutti possono essere eroi. Allora noi mandiamo in campo degli arbitri che non sono eroi per denunciare le sopraffazioni che hanno subito loro stessi. Come pensiamo che potranno mai dare un rigore contro quella squadra rischiando lo stesso? Devono cambiare i loro riferimenti, scusate, devono sentirsi più protetti. Per capire, no? Forse anche quelli da casa. Se Papa Resta fa, scrive, mi hanno chiuso nello spogliatoio. C'è una squalifica per i dirigenti. Ma se c'è il commissario di campo. Al giudice sportivo. Che è una cosa diversa. C'è il commissario di campo che ha visto e non dice niente. C'è un sacco di gente. Di Papa Resta lo tracciano. C'è un sacco di gente attorno lì. Sembra uno scherzo, una roba da scuola. Da però, quello, scherzo. Allora, uno scrive, ma hanno chiuso dentro. Allora, gli altri si mettono a ridere. Allora ma devi bussare. Scusa, Sandro. Non ti ha visto nessuno, ma hanno chiuso dentro. Però Sandro, allora visto che la settimana scorsa abbiamo chiesto scusa a Moratti, e non mi vergogno. Tu, Giampiero, no, ha preferito deve farlo anche lui sul caso Cannavaro. Allora io questa settimana chiedo scusa a Figo, perché Figo ha detto, nell'intervallo, qua sono entrati nello spogliatoio. Lo hanno multato perché non si può permettere di offendere l'onorabilità dei tesserati. I tesserati in questione erano Moggi e Giraudo. Allora oggi faccio la domanda, ci credete o non ci credete che siano potuti entrare nello spogliatoio dell'arbitro? Vuoi chiedere scusa a Figo? Io dico di sì. Non ci penso. Allora io dico di sì. Non ci penso. Non vuoi chiedere scusa neanche a Figo. Neanche a Figo, non io non chiedo scusa a nessuno. Neppure, e no. Trovo, se mi lui consenti, non chiede scusa a nessuno. Non molto consistente. No, lui non chiede scusa a nessuno. In anellare una sequela di casi grotteschi. Scusa, lui si tiene 91 punti Bertardi. Casi grotteschi. Si tiene 91 punti. Non chiede scusa a nessuno. Se si dimostra che qualche partita era truccata, lui Paolo, se la tiene lo stesso. Scusami, Paolo. Se la tiene lo stesso. Alle 3 di notte ho un appuntamento. Se mi lasci parlare. Allora. Buoni, la classe non è acqua. Vi devo parlare di quello che succede nei giornali. Ma ti sembra una cosa grottesca quella che abbiamo grottesca. Visto? Non grave. No, non grave. Non tanto è vero che non è grave, che Paparesta non vada allo psichiatra, non vada allo psichiatra, ma continua a fare l'arbitro. L'avvocato forse non è del tuo stesso parere. Come? Vada allo psichiatra? Come fa l'arbitro? Condizionato, hai detto tu che è un bravissimo arbitro. Sì, ma come? Condizionato. Sì, tra l'altro l'arbitro di Figo era Paparesta. Era Paparesta, sì. Esatto. Perché questa è l'abitudine. No, perciò l'ho detto. C'è l'abitudine. È l'abitudine. Sono andati la prima volta, nella partita con l'Inter, sono riandati. Erano di casa. C'era un via vai in quello spogliatoio. Alla luce della ricostruzione. C'è l'avvocato e Spalletti. Alla luce della ricostruzione. Sai dove sbagli? Perché Figo, in quella circostanza, ha detto davvero una sciocchezza. Perché era... prima della partita. Ma sai perché ha detto una sciocchezza? Perché adesso abbiamo capito che alla luce di quel famoso accordo era lui che faceva la designazione di Paparesta. Non aveva bisogno di andare nello spogliatoio. Vivo di Paparesta era già stato... Però, vabbè, il problema è che Figo ha perso la partita. E in questo mondo chi perde non ha diritto di parola. Avvocato, tanto hai perso, quello che abbiamo visto quindi non è, vale quello scusami, che quello che abbiamo visto è una sceneggiata, è una cosa grave.
Secondo me l'episodio è sintomatico dello stato di totale decozione del sistema, cioè è la fotografia esatta di quanto le regole non contino più. Non contano più per i dirigenti di società a cui è fatto divieto di entrare nello spogliatoio dell'arbitro, ma secondo me certo. È ancora più grave che un arbitro internazionale non denunci. Lei dice a chi? Al giudice sportivo. Se un episodio del genere capita in Serie C, il dirigente che viola questa norma viene squalificato 6 mesi. E un arbitro internazionale che omette un tipo di denuncia del genere, secondo me, non è più presentabile nel campionato. Allora, se è d'accordo con Cesare. L'avvocato Grassani è molto meglio di Ciccio Graziani su queste cose. Chiamalo sempre invece di Ciccio, se capita. Grassani. Perché è più preciso. Luciano, io ho promesso di non coinvolgerti. Da sportivo, però, questo episodio, che effetto ti fa? Ho visto che quasi sorridevi. Questo diventa difficile, no? Una precisazione. Sicuramente l'AIA deve essere un'associazione che non può dipendere, e quello diventa fondamentale poi per avere la propria autonomia e per poter. Discorso poi delle regole di Diego, intanto cominciamo a creare un ente autonomo. Assoluto, se no non ma può essere. Ma l'ente autonomo te lo fanno le persone, cioè l'ente autonomo però, non te lo fa Blatter. Io voglio dire. Però già non dipende dalla federazione. Tu hai avuto qui ospite la settimana scorsa Paolo Casarini. Certo. Secondo te era possibile fare una telefonata del genere a Casarini? Lui l'ha detto all'inizio, mi telefonavano, poi non mi hanno più chiamato. Oh, benissimo, quindi hanno perso il numero, perché quando tu arrivi alla prima telefonata e vedi che ottieni l'effetto contrario, arriva la seconda, alla terza perdi il numero. A proposito di altre curiosità, prepariamo anche Zeman e l'altro pezzettino. Matteo, ma in Italia, noi stiamo dicendo, cioè è scoppiato lo scandalo, ma dico all'estero che risonanza ha avuto questo scandalo? Tu che sei esperto di Sud America, Argentina... Sì, io ho contatti con colleghi in Sud America, soprattutto in Argentina, e non stiamo parlando di paesi scandinavi, stiamo parlando di paesi latini dove insomma il calcio, la passione e magari anche un po' l'imbroglio ci stanno. Qualche caso c'è stato. Sono tutti allibiti, tant'è vero che un quotidiano, Olé, ha intitolato che questo è lo scandalo più grave nella storia del calcio mondiale. Per mondiale. Cui diventa proprio una questione. Perché Giampiero tende un po' a minimizzare. Hai capito qua? Che riusciamo a primeggiare. Riusciamo ancora a primeggiare. Riusciamo a primeggiare. Minimizzo un beato, eccetera, eccetera. Neppure mi impressiono dei titoli dei giornali stranieri, capisci? Non mi impressiono né dell'uno né dell'altro. Tutto a posto. Sono così cretino. No, ho capito. Sai, io ho vissuto molto, insomma, intensamente, non è che mi interessasse molto perché non sono mai stato iscritto a un partito, però ho vissuto la questione di Tangentopoli. Certo. Capisci? E ho visto quel momento in cui Andreotti in televisione ai giornalisti aveva esattamente l'aria di Moggi, non arrogante, ma provata. L'altro ieri Andreotti era candidato alla seconda carica istituzionale d'Italia. Ah, ok? Quindi stiamo ad aspettare, no? Vuoi dire che potrebbe essere il nuovo presidente federale? Ho visto che avete crocefisso De Santis, che io non ho mai visto in vita mia, né nudo né vestito. Noi abbiamo preso atto del fatto che è stato silurato dai mondiali. A questo lo abbiamo letto sui giornali. No, no, gli è stato ritirato l'accredito. È sbagliato, è sbagliato il paragone. Rifilo la catena degli accusati negli ultimi 50 anni. Io lo ripeto, è sbagliato il paragone tra la giustizia ordinaria penale e la giustizia sportiva. L'ho già detto la settimana scorsa, sportiva ha già degli elementi importanti. La giustizia penale priva della libertà, priva della dignità, dell'onore e dei beni. La giustizia sportiva eventualmente priva soltanto della possibilità di partecipare a un libero torneo sportivo. Se io scopro uno che mi guarda le carte a briscola, non ci gioco più. Questo è casomai la pena. Quindi queste roboanti dichiarazioni sulla similitudine con Tangentopoli non stanno in piedi. Noi diamo il massimo di garanzia a chiunque sia imputato, Moggi per primo, ma nell'ambito sportivo, cioè giochiamo a pallone una partita di calcetto e uno trucca le carte, gli diciamo tu vai a giocare a pallone altrove perché la nostra partita la vogliamo regolare. Sì. Questo non tocca la dignità di nessuno, né la libertà di nessuno. No, detto questo, anzi è la libertà e la buona fede del pubblico che viene toccata. Gli detto questo di Paolo Rossi, ci ricordiamo per i 2 anni di squalifica o per essere stato l'ombre del partito? Tutte e due. Ci sono quelli che fanno la schedina, che però sono in qualche modo truffati, quelli che fanno le scommesse regolari. Io mi ricordo anche che siamo andati in Serie B col Milan.
anche se mi ricordo sì che abbiamo vinto i mondiali, ma mi ricordo che siamo andati anche in Serie B col Milan. E non credo che le scommesse che faceva il Milan o la Lazio fossero relegate solo a quelle due squadre. Allora. Quindi i problemi sono grossi, cioè non è che estrapolando un pezzettino si risolve, è che è un problema che dura da allora e non è mai probabilmente cambiato del tutto, se non con l'inserimento di alcune persone valide nel momento, e in quel momento le cose sono andate bene. Ma quello è casuale, la persona buona poi viene sostituita da una persona meno buona. Se la regola non è giusta, le persone, noi dipenderemo sempre dalla qualità delle persone, casuale. Allora, sono abbastanza calando. D'accordo su quello che ha detto Diego, ci fermiamo proprio un minuto, poi dobbiamo proporvi questo documento preso dalle rivelazioni del giornale Romanista che riguardano Della Valle, Moggi, insomma ci sono nuovi documenti abbastanza inquietanti. Tra poco, grazie. Che aveva inquietato un po' soprattutto il nostro dirigente Marco Baldini, tifoso della Fiorentina, perché ci sono queste intercettazioni pubblicate oggi dal Romanista che riguardano Della Valle, la situazione della Fiorentina. Devo dire che il patron Diego Della Valle, ospite nell'ottima trasmissione di Enrico Mentana, Matrix, venerdì, aveva già parlato, aveva già un po' spiegato, diciamo così, le eventuali responsabilità di una società che si sentiva quasi ricattata dal sistema e allora a un certo punto ha dovuto adeguarsi, insomma, a questo sistema per salvarsi l'anno scorso. Parliamo del campionato scorso, ma vediamo bene questo servizio di Carlo Landoni. Diego Della Valle al suo ingresso nel mondo del calcio sembrava il nuovo Robin Hood. Invece niente, da paladino contro i poteri forti ad affiliato del clan di Luciano Moggi per una metamorfosi incredibile. La vicenda scioccante attraverso le intercettazioni telefoniche la svela il quotidiano Il Romanista. Stagione 2004-2005. La Fiorentina a metà campionato è a centroclassifica, ma poi comincia a scivolare pericolosamente col sospetto di frequenti torti arbitrali. E allora ecco l'idea dei dirigenti Viola, che sarebbe quella di comprare gli arbitri senza passare per i buoni uffici di Moggi. Il 20 aprile 2005 c'è Fiorentina-Messina. L'arbitro Lucini concede 6 inspiegabili minuti di recupero. I siciliani pareggiano all'ultimo secondo e i Viola quella sera sono virtualmente in B. Il giorno dopo è la giornata dei ripensamenti, quella in cui il rivoluzionario capisce la lezione del più forte. Ragazzi, Diego Della Valle a questo punto pensa di adeguarsi al sistema di Moggi, il quale qualche mese prima confidava al suo clan che la Fiorentina avrebbe dovuto perdere qualche gara per avere l'illuminazione. E infatti dalla prima di ritorno alla 12esima i Viola vengono sconfitti 7 volte. Qui entra in scena Innocenzo Mazzini, allora vicepresidente federale. È lui l'uomo che farà da tramite tra Moggi e Della Valle. È lui la persona alla quale un dirigente Viola, Mencucci, riporta il nuovo pensiero sportivo dei Della Valle, ora pronti a stringere un patto d'onore con la cupola del calcio. Fiorentina salva, a patto che gli equilibri di potere non vengano più messi in discussione. Il primo confetto per la Fiorentina è il punticino conquistato il 24 aprile a Bologna. Ma Della Valle prova a fare anche le cose da solo. Contatta Lotito facendogli, sono le parole del presidente della Lazio, una proposta da bandito. Mazzini, avvertito da Lotito, si infuria, chiama Giraudo avvertendolo del fatto e poi dice: perderli come pagatori in Serie A mi dispiacerebbe. Questi c'hanno i soldi veri. Pensaci tu, Antonio, a come fargliela pesare. Il campionato continua, la Fiorentina perde in casa col Milan. Moggi conforta Della Valle promettendogli un interessamento. E allora ecco il contatto telefonico tra Della Valle e il designatore Bergamo, contatto che frutta la vittoria della Fiorentina sul campo del Chievo, cui viene negato un clamoroso rigore. E Viola ora quart'ultimi. Il giorno dopo Della Valle chiama Moggi per ringraziarlo. Mazzini, presente alla chiamata, prima ride come un pazzo, poi a telefoni spenti dice a Moggi: questo non ha capito un cazzo. Siamo contentissimi solo perché così gli portiamo via un po' di quattrini. Intanto, mentre il dirigente Viola Mencucci conferma a Mazzini che Della Valle si è stancato di fare il paladino dei poveri, la Fiorentina pareggia con Atalanta e Lazio. La mano del laziale Zauri sulla linea di porta, inspiegabilmente non vista dalla terna arbitrale, mette a dura prova, agli occhi di Della Valle, il progetto salvezza moggiano. A 90 minuti dalla fine del campionato, con i Viola penultimi, Della Valle, disperato, chiama Moggi, che risponde così: ci pensiamo noi a salvarti. Dai che se lottiamo, ce la facciamo. E all'ultima giornata, ecco il capolavoro. La Fiorentina vince con il Brescia spedendolo in B, ma serve che il Parma non vinca a Lecce. Ci pensa l'arbitro De Santis a indirizzare la gara sul 3-3 finale, annullando tra l'altro un gol agli emiliani. La Fiorentina resta in A, in Serie B vanno Atalanta e Brescia, allo spareggio Bologna e Parma. E Della Valle entusiasta ringrazia il Risceglie del calcio. Certi errori non li faremo più. Allora, due precisazioni, due.
Naturalmente aspettiamo ulteriori riscontri, sono le anticipazioni del giornale Il Romanista con dati abbastanza oggettivi. Nella sostanza, ripeto, il patron della Valle a Matrix aveva un po' fatto capire il tipo di scenario. In aggiunta c'è da segnalare le dichiarazioni di Gazzoni, che alla fine poi è retrocesso lui, che è furibondo, minaccia naturalmente e denuncia tutti. Avvocato Grassani, in questo caso mi interessa sapere la sua opinione proprio dal punto di vista così né penale né della giustizia sportiva, cioè una considerazione sul sistema. Prima abbiamo parlato di Papa Resta, che a un certo punto forse si è sentito abbandonato, si è sentito solo e ha detto beh, allora qui forse non è neanche il caso che io denunci. Anche Della Valle può aver fatto questo ragionamento, come dire, questo sistema è talmente forte che qui l'unica è adeguarsi, cioè può essere considerato una vittima o è un colpevole anche lui? Ma guardi, questo contesto in cui la Fiorentina è coinvolta ha degli scenari molto ambigui e ambivalenti, nel senso che la si può vedere da destra e da sinistra. Per questo glielo chiedo. Sappiamo tutti la battaglia che la Fiorentina ha fatto contro il sistema a livello di negoziazione dei diritti televisivi, a livello di presidente di Lega. Quindi da quello che emerge e salvo ulteriori approfondimenti, a mio avviso c'è un intervento per tutelare una posizione che c'era il sospetto che fosse stata calpestata, fosse stata violata, per cui fosse più una legittima difesa che non un tentativo di inquinare e quindi di rendere le gare non regolari e di provare degli illeciti sportivi. Quindi cioè una proprio, legittima difesa. Proprio una, come dire, un aver capito il sistema dove poteva portarlo e a questo punto intervenire per ristabilire quantomeno una parità. Quindi non sarebbe una grave responsabilità, secondo me. Da quello che adesso emerge si può affermare questo. Giampiero? Su quali carte, scusi, su quale regolamento? Beh, l'avvocato Grassani qui è su quale maestro no, su diritto qua, sportivo. No, però gli ha chiesto un il regolamento che conosco io è questo. Atti tendenti ad alterare. Cioè non che devi alterare sicuramente, devi fare degli atti che... Nell'ordinamento sportivo anche la presunzione determina condanna. Poi c'è il tentativo e poi c'è la consumazione. E dove c'è questa fattispecie? Il presentatore mi ha chiesto, da un punto di vista di comportamento, di etica, di morale, che è quello di che sistema, ci di sistema, etico morale. Il presidente della Valle, chiedo scusi, perfetto. In quale contesto si inserisce? Nel corruttore o nel corrotto? Nella parte offesa o nel carnefice? No, non avevo capito che ci fosse questa distinzione. Diciamo, mi aggancio alla considerazione di Franco, ma rischia comunque qualcosa? Comunque sono comportamenti, quelli derivanti da queste ultime intercettazioni che abbiamo visto oggi, che non sono contenuti nell'informazione di garanzia, certamente da un punto di vista disciplinare rilevanti. Poi se sono illecito sportivo, se sono violazione dell'articolo 1, se sono tentativo... Però è una situazione diversa. Ecco, una posizione Giampiero, poi Paolo, Giampiero. Ma io vorrei sapere questo da voi, se voi esattamente pensate, come è stato detto nel servizio che abbiamo visto, che ciascuna singola partita, sia essa della Fiorentina o del Real Madrid, sia stata condizionata dall'arbitro il 3-3, io ho visto quella rovesciata di Gilardino e l'arbitro... Perché se voi pensate questo, allora io penso che sarebbe leale da parte nostra, certo da parte mia, restituire la paga di Controcampo. Perché allora noi da un anno o da 8 raccontiamo un giocattolo falso e truccato. Se questa è la cosa, noi contribuiamo all'imbroglio. No. Cioè raccontiamo stronzate su cose che sono decise. No, Giampiero no. E ti spiego perché. Per carità. L'abbiamo già sfiorato all'inizio l'argomento. Per carità. Io sapevo che prima o poi saremmo arrivati a questo scoppio irrazionale. Perciò all'inizio ho detto, non le misuriamo le parole. No, tutte quelle azioni che stiamo rivedendo oggi che fanno da rovesciata sono di tutte azioni il mano di Zauri. Noi qui abbiamo discusso 20 minuti 3-3, noi abbiamo detto i gol c'erano, tutte e due volevano vincere, abbiamo sentito De Santis che dice mi metto in mezzo e conduco il pareggio. È un elemento nuovo. Infatti, se permetti questo o no, noi qui Giampiero, non Giampiero, so cosa voglia dire, non lo sapevi, Giampiero, noi qui abbiamo inchiodato il pubblico per delle ore su Juventus Udinese, Juventus Siena, Juventus Parma, che a me sono sembrate quest'anno senza intercettazioni partite aggiustate, e io l'ho detto facendo la gag del DVD,
senza sapere nulla, e l'ho detto. Trattasi altri di ritornello anti-juventino che dura da 50 dire. Anni. Ci sono moviolisti che aggiustano le moviole, ma Teodotto non aggiusta nulla. Grazie ti a Dio. Ti fa vedere anche di più. Non ha ricevuto telefonato. Capito? Grazie perché a Dio. Grazie a Dio Matteo non ha né ricevuto né ma fatto scusa, telefonato. Il calcio è condizionato dal fatto che il moviolista sì, del processo l'hai sentito lunedì, Moggi che dice? 50 centimetri li fa sentito, diventare ma, 20? Sì, il Giampiero, calcio è condizionato. Ma se non hai capito questo, questo non hai capito il sistema. Se tu disponi del moviolista e intimidisci l'arbitro e gli dici tu sbagli, ma se entri nel mio giro Enrico, non faccio d'accordo? Vedere che sì, hai sbagliato. Enrico, tu non ricatti in questa maniera l'arbitro, Giampiero, non fare, non fare poi adesso. Poi ti devo dire certe cose. Da persona che adesso ho il piacere di venire qui, ma vi ho visto per tanti anni da casa, sì. Voi siete una delle parti lese. No, certo, indubbiamente. Io parti lese io vi ho visto. Ma non è vero affatto. Discutere l'arbitro, ma non è vero affatto, eccetera eccetera, e magari siamo compartecipi. No, siamo stati lì a misurare no. Le mani. Ma io non mi sento compartecipe. C'era qualcos'altro. Siamo parti lese e non c'è azione e partita che io ho letto in questi giorni che non mi ricordo di aver litigato. Perché ho detto, ma questa cosa è impossibile non vederla. E sì. Graziano diceva, ma noi non possiamo, lo diceva per responsabilità, io ti stimo per questo, noi non Graziano, possiamo dire che l'arbitro non l'ha visto deliberatamente. Per riprendere comunque il discorso di Giampiero, non lo potevamo dire. Tu che quel mestiere l'hai fatto, no? Adesso puoi essere sincero, anche perché siamo all'ultima puntata, situazione adesso, è tranquilla. Adesso posso essere sincero. No, no, nel senso, no, su questo argomento, sì. Dai, tu in questi mesi adesso, un sospetto che ci fosse qualcosa di più di una sudditanza psicologica, di più o di diverso, di un semplice errore, l'hai avuto o no? No, ma non l'hai mai espresso, Graziano. Però non l'hai gli sto mai chiedendo mai se espresso. Non l'hai mai espresso. Tu non ti ricordi, probabilmente non leggi i giornali, anche quelli di casa tua. Su Trento non leggo i giornali? Quelli di casa tua, dico di Roma. Di Roma. Mi hanno chiesto su 38 abiti, quanti ne lasceresti in Serie A? Solamente 5. Perché gli errori erano continuativi, erano attenzione, gli stessi errori. Attenzione! Erano gli stessi errori. Scusate, c'è un colpo di scena perché mi dicono che il patron Diego Della Valle è in collegamento con noi. Già c'è? Della Valle? Buonasera. Buonasera, grazie. Buoni, no, ragazzi. Dovete stare calmi perché noi dobbiamo ascoltare quello che ma io guardi, il patron Della Valle. Solo un minuto, no, ma lei ha tutto il tempo che vuole, prego. E mi scuso se vi ho interrotto, però stavo seguendo la trasmissione ed obiettivamente qualunque persona con un po' di dignità non può evitare, no, prego, di alzare prego. Il telefono. Si figuri. Senta, io volevo solo dire alcune cose. Intanto c'è un'indagine in corso della magistratura e bisogna rispettare il lavoro che i magistrati devono fare, quindi le cose bisogna poi andare a raccontare a loro, no? Certo. Io le posso dire, e quindi io ci vado stravolentieri, intanto alla magistratura gli devo dire grazie perché sono stati molto più bravi di me. Quello che io ho cercato di fare nell'ultimo anno e mezzo, trovando sempre un muro di gomma nel cercare di smontare certe situazioni che non mi piacevano, loro riescono a farlo bene, quindi che continuino e lo facciano in fondo, perché questo è un modo per rifondare il calcio, io mi auguro. Per quanto riguarda le nostre questioni, ripeto, io non voglio parlare qui perché c'è un'indagine in corso e sarebbe poco rispettoso per i magistrati, ma noi siamo tranquilli e sicuri di riuscire a spiegare quello che poi è successo, che è abbastanza lineare. Quello che trovo brutto è che si legga questa sera un documento che può sembrare quasi un documento vero, quando invece è la scrittura di un signore che scrive per conto suo. Quindi un conto è dire queste sono 50 registrazioni e fatevene un'opinione, un conto è leggere una cosa c'erano e degli dargli stralci. Un taglio che non è quello vero. C'erano degli stralci, però mi permetta... Sì, no, ma guardi, li conosco perché sono arrivati in mano, ecco. Oggi, quindi... Lei però... quindi quello mi, che volevo mi dire è se sbaglio. Cose senza polemizzare poi, no, no. E poi non le rubo più tempo. Però mi corregga se sbaglio, lei anche l'altra sera dall'amico Enrico Mentana, questa situazione l'aveva già un po' illustrata, ha fatto capire, se non ho capito male, che di fatto questo sistema... C'era già, era forte, era intimidatorio, lei si è sentito quasi, mi perdoni il termine, no, guardi, ricattato. Me lo può confermare come principio, no, guardi, per capire l'ambito così. O no? No, guardi, io
In tre parole, ripeto, e poi non possiamo entrare nei dettagli perché insomma mancheremo di rispetto ai magistrati, quello che le voglio dire è la seguente cosa: noi ci siamo trovati nella condizione ad un certo punto di subire una serie di ingiustizie nel campo, una via l'altra, senza capirne motivo e senza poterne venire okay. Fino a capo. Qui è tutto questo chiaro. È quello che è successo. Dopodiché ci è stato offerto, diciamo così, un'attenzione per riportare la totale legalità ed imparzialità da parte di una persona che ha un ruolo nella federazione, che è attaccato e innamorato della Fiorentina, dal vicepresidente, dall'ex vicepresidente federale Mazzini, ecco, il quale dice: come persona di Firenze, come persona che conosce questo mondo, ci sono delle ingiustizie enormi, bisogna fare in modo che tutto torni normale e legale e che nessuno vi bastoni più, questo è il concetto. Ma lei... noi abbiamo soltanto detto, scusi poi termino, abbiamo soltanto detto benissimo, per noi va solo bene, speriamo che questo accada, e da quel momento i rapporti tra noi, questi signori qua, oppure tra i miei uomini e questi signori qua, sono stati dei rapporti di cordialità che però, voglio dire, ci tengono fuori da tutto, ma questo poi facciamolo dire, facciamolo all'avvocato, dire già dato un no? suo parere, facciamo, se lei, l'avvocato, l'avvocato già ha dato un suo parere, se lei ha ascoltato, ma lei no, non dico, ha avuto facciamo, il sospetto che questa benedizione arrivasse da Luciano Moggi? No, guardi, noi, ripeto, non posso parlare di cose che devo dire in magistratura, okay. Io le voglio solo dare il senso di qual era la situazione e di quello che noi abbiamo subito e abbiamo fatto. E poi una cosa che a cui tengo molto, noi non abbiamo abbassato la testa mai, perché se lei va a rivedere i fatti, noi voglio dire abbiamo avuto 3 o 4 episodi alla fine del campionato che vanno dall'apertura delle buste sui giocatori, adesso mi permette di essere preciso, al fatto che siamo andati a ricercare con un decreto legge di riportare i diritti televisivi di nuovo a collettivi e non soggettivi, siamo andati a rifare la battaglia sul fatto che le certo. televisioni si comportino in un modo quando elargiscono i diritti televisivi non equo, e in più siamo andati all'antitrust. Se questo vuol dire aver messo giù la testa, ne prendo atto, però non mi piace questo teorema, capito, che qualcuno poi ci ha addomesticato su certe posizioni, perché non è così proprio, solo ad onore del vero. Poi tutte le altre cose specifiche lasciamole ai tribunali. Un'ultimissima cosa. Ma questo lo devo dire anche per rispetto alla Fiorentina e ai suoi tifosi, ha capito? Allora, un'ultimissima cosa. Quando lei ha avuto questa sensazione di essere stato danneggiato, e non casualmente, evidentemente, ecco, lei perché, diciamo, non l'ha denunciato a qualcuno questo fatto? Ma senta, guardi, lei chiami Zoff che stava con noi. Noi più di lamentarci e di dirlo nel modo, voglio dire, a voce più alta possibile su tutti i media, dalle televisioni, pubblicamente, con chi ci andavamo a lamentare? Cioè, noi vedevamo, c'era una situazione ambientale che non percepivamo, non c'era un nome e un cognome. Noi uscivamo da delle partite in campo e quasi sempre c'erano, non sempre, ma quasi sempre c'erano dei problemi. Era una situazione, voglio dire, è lo stesso motivo per cui molto spesso mi sono sempre perso, tranne alcuni presidenti coraggiosi, tutti i presidenti che mi seguivano nella battaglia me li perdevo per strada. Se lei mi dice perché e per come, non glielo so dire. Non aveva fiducia nel sistema, avvocato? Un giudice sportivo, un magistrato non avrebbe risolto il problema. No, diciamo che torniamo al problema di Papa Resta, cioè di cui parlava Battantuono prima. Era talmente... Lo denuncia chi e in quali forme. È stato fatto, il risultato si è visto. Va bene. Io comunque vi ringrazio, volevo solo grazie chiarire questo lei. Fatto. E a quel signore che ha scritto quelle cose su di me, mi viene voglia di dire che se si vergognasse un po' non è male. Diritto di replica per tutti allora. Grazie, grazie alla patron della Valle. Che meraviglia le mie orecchie. Mozart, ho sentito Mozart. Capisci? Cioè, come vedi, la ricostruzione del presidente, che non è la Cassazione, no, eccetera, Giampiero, è completamente Giampiero, diversa da quella che veniva offerta Giampiero, dal foglio citato. Giampiero, la ricostruzione del presidente, sì, a differenza di quello che hai detto te dall'inizio della trasmissione, si basa dal suo punto di vista su un presupposto di essere
vittima, certo, e non partecipe, ma evidentemente aggrava la posizione di Moggi e di questo circuito che gli cambiava questo le partite. Al casomai, mondo tutti casomai, si la, casomai la ricostruzione del giornale era un attenuante perché diceva sempre non solo vittime Moggi, degli idioti ma con anche cui Della Valle fare. Hanno compartecipato. Se tu prendi questa versione che ci ha dato adesso Della Valle, la posizione che tu difendi dall'inizio, che minimizzi dall'inizio, che è quella di Moggi e della cupola, viene aggravata dalla ricostruzione della Valle. Era una legittima difesa, perché non come solo diceva era vittima, era vittima anche lui. Tu sai Diego, come mi inviti a nozze su questi argomenti, ma alle tre ho un appuntamento. No, d'accordo. Diego, però, allora andiamo avanti, ragazzi, ma tra un po' ti chiamo. Volevo dire, lui siamo dice, fuori. Della Valle diceva che un conto sono delle cose riportate ufficiali, un conto è uno che scrive per conto suo. C'erano anche degli stracci di conversazioni. Vabbè, adesso noi non lo sappiamo, abbiamo letto un titolo di un giornale. Abbiamo detto no, nel servizio le intercettazioni della Valle ci sono, quello che ho ascoltato erano stralci di intercettazioni. Ci sono di tutti gli altri. Io non lo so, e questo, l'abbiamo visto adesso, non è che l'abbiamo letto, è una roba che deve ancora uscire. Come possiamo dare è uscita stamattina. No, è uscita stamattina. È uscita stamattina. Stamattina. Non ho comprato quel giornale, peccato. Allora, altre curiosità e poi cambiamo pagina, parliamo di calcio con Spalletti, parliamo di Inter, perché abbiamo dal giornale notizie sul futuro dell'Inter anche dal punto di vista dell'allenatore. È vero che comprano Moggi? Non più. È Provenzano. In passato se n'era parlato. Ah, però in passato sì. Come no? Non solo l'Inter, credo. Allora, ci sentiamo proprio questo stralcio breve, no? Perché si parla, qui voglio l'attenzione di Cesari, di Zeman, ma anche di quello che succedeva al quarto uomo durante le partite col telefonino acceso, cosa che tu hai sempre negato e pensavi che non fosse possibile, ma che ci fossero aggiustamenti in corso d'opera. Una pazzia. Sentiamo questi stracci, c'è Bergamo che parla con la moglie del quarto uomo. Via. Il 22 dicembre 2004 Moggi parla al telefono con Giraldo, argomento il grande nemico Zdeněk Zeman. Bisogna fargli qualcosa, non so, un sistema, peccato che bisogna dargli una legnata. Bisogna prendere le emorragie dandogli un danno a questo qua, inventandoci qualcosa, portandogli via un giocatore, trovargli qualche... Prima di Roma-Juve del 5 marzo 2005, il disegnatore Paolo Bergamo chiama l'impiegata della federazione Maria Grazia Fazzi e le chiede di telefonare alla moglie dell'arbitro Gabriele, designato come quarto uomo per quella gara, per fargli lasciare il telefonino acceso. Senti, ho bisogno di una cortesia. Mi dai una telefonata a Francesca e gli dici che questa sera lui lascia un telefono attivo, in maniera tale che se ci fosse bisogno di qualcosa tra il primo e il secondo tempo, o anche lui se lo porta in campo, va bene uguale. Tanto lì eventualmente lo chiamo solo io. Insomma, a volte un bisogno, una co... Mi è venuto in mente che ci potrebbe essere bisogno di qualcosa, così sto in contatto con lui. Digli che sia un telefonino sicuro e poi... Però fallo attraverso Francesca, no direttamente con lui. Allora. Sono parte lesa. Chi? Io sono parte lesa, ero allo stadio, ho seguito la partita con Bonnici in regia, primo gol di Cannavaro in fuorigioco netto, il guardialine può non aver visto, non solo non aveva visto, l'ha dato. Pareggio di Cassano alla fine del primo tempo, si va sull'1-1 e già sono proteste, si scende in campo, fallo fuori area, nettissimo, chiedo a Graziano, può non aver visto che era fuori area, portato in area a rigore, 2-1 per la Juventus, siamo parte lesa! Controcampo e ti dico perché mentre qui con Mosca ci uccidevamo, si può fare, non si può fare la moviola in campo, porta via tempo, non porta via tempo, la moviola in campo non la si può fare già. Questi telefonavano di scatto la partita e non si può fare la moviola. Aspetta. Non si può fare la parola, ma si può telefonare. Però, ma voi siete impazziti. Qui bisogna alzare la voce, non abbassare i toni. Più di così. Bisogna alzare la voce. Solo nel campionato Paolo, e i tifosi devono alzare la voce. Enrico, altro che festeggiare. Buone. Solo nel campionato 2004-2005. Solo quello. Prima e dopo no, la voce. Paolo, sono partiti anche gli arbitri. E certo, perché sono dicevano quelli buona fede. Certo, ed è quella della Juventus. Viva la Juventus, quella che c'era e quella
quella che tornerà dopo Moggi. No, però, lo dico io. Viva la Juventus! Tutti, non vale, alziamo la voce. Mi fai dire una cosa? Giampiero. No, no, no. Alle tre di notte. Voglio io ricordare. Ho un appuntamento, Giampiero, alle tre di notte. Riuscire a parlare di calcio assolutamente breve, assolutamente breve, quindi non sia alle tre meno un quarto lui può andare via. Allora, poi andiamo via, voglio ricordare che nel 1994 Moggi è venuto alla Juventus non perché aveva vinto un concorso, ma perché era stato scelto da Umberto Agnelli. Certo. E ben inteso, era stato scelto da Umberto Agnelli non per la sua esperienza nel collegio delle Orsoline, ma perché da dirigente del Napoli, della Roma, eccetera, aveva dimostrato ma cosa di essere vuoi dire, un uomo Giampiero? Con pelo cosa sullo... vuoi dire? Voglio dire che chi fosse Moggi, chi fosse siamo non tutti lo stiamo amici di Luciano, però non mi puoi dire che la Juve lo prende perché c'ha il pelo sullo stomaco, no, lo prende al massimo perché è competente. È competente et col pelo sullo stomaco. Già il pelo sullo stomaco, non c'erano ancora i telefonini. È molto utile. Non c'erano ancora i telefonini. Non c'erano ancora i telefonini. Che ne sapevano dei telefonini? I telefonini stavano per inventare. Attenzione, diritto di replica. Tu chiama che alle tre meno un quarto arrivi. Con c'è il direttore del Romanista Riccardo Luna? Diritto di replica, Riccardo? Dai. Buonasera. Buonasera Riccardo Luna. Allora, noi siamo... Grazie. Come detto più volte, come dimostrato negli 8 anni di Controcampo, siamo aperti a tutte le precisazioni, siccome abbiamo parlato, anzi abbiamo preso proprio... diciamo il materiale per il servizio che abbiamo mostrato dal Romanista, il quotidiano diretto da Riccardo Luna, abbiamo sentito il patron della Valle mettere in dubbio, diciamo così, le fonti del giornale. Riccardo, direttore del Romanista, cosa hai da dire? Ma le fonti non sono interpretazioni, le fonti sono le intercettazioni dei carabinieri di Roma, cioè non capisco perché quando si parla di intercettazioni a carico di Luciano Moggi vengono prese per oro colato, se ci sono intercettazioni su Diego della Valle queste sono finte, non c'è nessun motivo. Io credo che Della Valle se la debba prendere, visto che anche lui sostiene di aver letto oggi le carte, con il suo amministratore delegato che diceva a Mazzini che meglio di così non poteva andare e che Della Valle si era stufato di fare il paladino dei poveri, e forse deve spiegare a qualcuno, anche ai tifosi della Fiorentina, perché aveva dato un appuntamento al designatore degli alberi Bergamo nel parcheggio sul retro di Coverciano di notte per non farsi vedere, quell'appuntamento salta perché Della Valle ha un problema familiare, si ridanno appuntamento in un ristorante fuori Firenze prima di una partita, in gran segreto lui, Andrea, Bergamo e Mazzini. Forse questo deve spiegare. Io non so se è normale che il presidente di un club veda il designatore degli arbitri il giorno prima della partita in un ristorante alle porte di Firenze. Oppure tu ribadisci come Moggi. Dopodiché nessuno vuole condannare Della Valle, esatto. Non ci penseranno i tribunali sportivi e la giustizia ordinaria a decidere se è colpevole o non è colpevole. Ribadisci... Solo che prima di dire che qualcuno si deve vergognare, Della Valle dovrebbe leggere quelle intercettazioni e capire se magari non è lui che si debba vergognare di qualcosa. Vabbè, adesso io non prolungherei questo ping pong. Diciamo che tu ribadisci che naturalmente le tue fonti sono state le intercettazioni ufficiali. Sono le intercettazioni che sono agli atti delle indagini degli inquirenti. Ecco, non ci sono interpretazioni. Chiedo anche a te però un parere come ho chiesto all'avvocato. Secondo te Della Valle è più vittima, ricattato o alla fine colpevole? Perché poi comunque qualcun altro ci rimette, in questo caso il Bologna. Guarda, assolutamente sì. Della Valle è sicuramente uno che è stato costretto ad arrivare a una certa posizione. Costretto. Ma nella vita poi non è che uno ci debba arrivare per forza. C'è anche chi si ribella nella vita alla mafia e magari paga in un altro modo. A un certo punto Della Valle decide di scendere a patti con il sistema e il Bologna finisce in Serie B al suo posto. Fine. Quindi oggi quando Gazzoni Frascara sì, qualcuno alla fine ci rimette, titolo ce l'ha. Io non voglio dire che Della Valle sia cattivo tra virgolette come Moggi, ci mancherebbe, basta guardare l'inchiesta. Della Valle è sicuramente vittima, solo che a 4 giornate alla fine del campionato decide di cambiare strategia, legittimo, perfetto, però non può fare il paladino. Va bene, allora facciamo così, visto che non siamo un tribunale, Riccardo, grazie per la precisazione. Abbiamo dato spazio ai due punti di vista, di più non possiamo fare. E poi l'episodio riguarda i rapporti tra Moggi e Della Valle l'anno scorso, bisogna sapere se quest'anno sono continuati oppure no. Siamo già in ritardissimo, abbiamo ancora poco di trasmissione, poi ci penseranno i giudici a chiarire, mi auguro nel modo più rapido possibile, tutto quanto. L'ultimo stralcetto che riguarda le altre, perché anche Lazio e Milan sono rimaste coinvolte. Poi l'avvocato
ci dirà tutte queste società cosa rischiano. Via. Da bersaglio fisso degli ultra a indagato eccellente della Procura di Napoli. È la parabola di Claudio Lotito, presidente della Lazio e moralizzatore del calcio italiano. Le intercettazioni sembrano inchiodare anche lui, al telefono con l'ex vicepresidente federale Mazzini, prima di Chievo-Lazio del 20 febbraio 2005 e prima di Lazio-Parma del 27 febbraio 2005. Partite cruciali per la permanenza in A nello scorso campionato, vinte non senza polemiche dai biancocelesti. Secondo gli inquirenti napoletani, in quelle conversazioni, Lotito avrebbe raccomandato la salvezza della sua Lazio, reclamando un'attenzione particolare. Il tutto, addirittura, con la benedizione di Carraro, che in una telefonata precedente all'ex designatore Bergamo chiede che la Lazio venga aiutata. Stessa dinamica e stessa successione di chiamate prima di Bologna-Lazio del 17 aprile, vinta 2-1 dai biancocelesti. In base agli stralci telefonici la situazione della Lazio appare delicata. Si parla di illecito presunto, anche se Lotito conta di dimostrare, attraverso l'esibizione di un approfondito dossier, come la sua azione fosse volta a non avere sfavori più che ad avere favori. Dalle telefonate al vertice di Lotito a quelle di Leonardo Meani, dirigente addetto agli arbitri della C Milan. Dopo la sconfitta dei rossoneri a Siena, con gol regolare annullato a Shevchenko su segnalazione del guardaline e consolo, appositamente istruito dai designatori per danneggiare il Milan, avversario scudetto della Juve, Meani si fa sentire con Mazzei, responsabile assistenti della CAN. Visto il danno subito a Siena, che di fatto taglia fuori il Milan dalla corsa tricolore, il dirigente milanista chiede che per la gara con il Chievo del 20 aprile vengano mandati due guardaline intelligenti, aggettivo e conversazione inopportuni. In campo contro i veronesi, il Milan vince 1-0, con gol regolari annullati a Crespo e Pellissier. In precedenza Meani aveva chiamato Mazzei prima di Milan-Brescia, un 1-1 datato 9 aprile 2005, partita senza episodi discussi. La società di Via Turati si infuria, ma poi, letti gli atti, si tranquillizza per bocca del suo legale Cantamessa. Dalla pura e semplice lettura degli atti non emerge niente. Trovarsi coinvolti, addirittura come imputati, è una cosa inverosimile. Allora, controcampo, ancora parecchia cosa da dire e da vedere. Prima invece fa gelare tutti quanti, perché a raffica, compatibilmente, ci dice allo stato dei fatti oggi, 14 maggio, quindi non sappiamo quello che uscirà. Ad oggi, avvocato, cosa rischiano queste società? Juventus. Allora, diamo per superato e scontato il principio di non colpevolezza, per cui questo vale per tutti. Chiaro. Sulla base delle ipotesi di coinvolgimento, e qui tutte le società, non solo la Juventus, hanno i massimi dirigenti intercettati e quindi si tratta di responsabilità diretta. Diretta. La responsabilità diretta comporta che anche solo il tentativo di illecito, quindi l'aver comportato, l'aver posto in essere atti idonei ad alterare una gara, non 19, una, determina la retrocessione all'ultimo posto del campionato 2005-2006. Questo. Se solo il tentativo di illecito per una partita. Per una gara. Se poi i tentativi si sono trasformati in consumazione dell'illecito, quindi il tentativo ha raggiunto l'obiettivo, e o le gare sono più di una, quindi il comportamento è reiterato, la sanzione immediatamente successiva rispetto alla pena base è la esclusione al campionato di competenza, quindi Serie A 2005-2006, e assegnazione a cura del Consiglio federale della FIGC di un campionato inferiore che non necessariamente è la Serie B, ma può essere la Serie C1 e la Serie C2. Addirittura. Nei dilettanti, e il calcio e le regole sono uguali dalla Serie A alla terza categoria, nei dilettanti, quando ciò avviene, anche a metà campionato, quando viene accertato un illecito sportivo consumato a cura di un dirigente che rappresenta la società, gli si dice: ti fermi qui, non finisci il campionato e riparti dalla terza categoria. Mi perdoni, parliamo del campionato scorso, perché stiamo parlando soprattutto di quello ad oggi, poi domani esce qualche altra cosa. Campionato scorso la Juve ha vinto lo scudetto. Se dovesse esserci, diciamo così, la prova di un tentativo anche solo di illecito, revoca dello scudetto? Allora, la sanzione accessoria rispetto a quelle che ho detto su un campionato che ormai si è già concluso, esatto, quindi ha determinato delle graduatorie, sì, che hanno poi prodotto partecipazioni a Champions, retrocessioni e partecipazioni alla Coppa UEFA, l'unica sanzione che può intervenire su quel campionato è la revoca del titolo di campione d'Italia. Se il titolo di campione d'Italia viene revocato, viene assegnato a chi è arrivato secondo o no? Allora, noi stiamo parlando di una situazione che non ha precedenti, nel senso che la norma
non si spinge oltre la sanzione della revoca. È 70 anni che queste norme ci sono, mai era capitato che ci fossero dirigenti di società, dirigenti federali e arbitri coinvolti. Per cui siamo di, siamo di fronte ad uno scenario assolutamente eccezionale. Di sicuro ritengo, con riferimento a questo campionato, se il titolo dovesse essere revocato, quindi ci fosse un provvedimento che stornasse la prima e la portasse o in ultimo posto in un altro campionato, il titolo andrebbe alla seconda classificata. In questo con riferimento campionato. A questo. Con riferimento al precedente si tratta solamente di valutare i comportamenti. Perfetto. Altre situazioni, Fiorentina. Fiorentino, sempre la premessa vale. Fiorentino, abbiamo detto prima, è una situazione dove comunque sono coinvolti i legali rappresentanti, i presidenti, per cui al di là dell'etico, della morale, a livello disciplinare, se ci saranno violazioni, saranno accertate, le sanzioni sono uguali che per la Juventus. Non può valere come attenuante il discorso che abbiamo fatto? Sicuramente, può valere come attenuante, però deve essere dimostrata e teniamo presente che se ci sono responsabilità anche a tutela, ricordiamoci l'illecito Genoa-Venezia dell'anno scorso, una sola partita, una valigetta, retrocessione all'ultimo posto e C1, e anche lì c'erano turbative incrociate, certo. Torino o altro, per alterare quella gara che interessava più squadre. Diego vuole sapere il Milan. Beh, non io, solo direi, lui. Io direi che... Beh, non credo che voglia vincere, loro hanno vinto tanti scudetti meravigliosamente. No, stiamo parlando non di credo paura, che... di penalizzazione. Non è che chiedo scusa. Io non voglio vincere niente, io sono paura che passi questo ciclo e cambino le persone ma non rimangano uguali le regole, perché si riverificherebbe successivamente e basta che le persone siano sbagliate e il si riverifica. Ci sarebbe devo sempre. Dire la verità che se vanno 4 o 5 squadre di questa levatura in Serie B, basta guardare la Serie B che è più divertente della Serie A, quindi è risolto il problema così facendo. Non è male come idea, Pigliamola la giriamo ai nostri dirigenti. Io quando ho visto il Milan in Serie B mi sono divertito, era stadio pieno, vincevamo. I tifosi del Milan possono fare gli scongiuri perché... Sì, ma oramai diciamo, noi siamo vaccinati. Avvocato, Milan al dirigente accompagnato... Per tranquillizzare Abbattantuono e tutti i tifosi del Milan, direi che anche dall'informazione di garanzia in cui c'è un dirigente accompagnatore degli arbitri coinvolto, direi che sono veramente comportamenti forse neanche deontologicamente rilevanti. Per cui siamo più, da un punto di vista sportivo... Ero più preoccupato per Shevchenko io, che va via, che non per... Siamo... Ho sentito... Ho sentito un sospiro di sollievo in studio bestiale, cioè i tifosi sono terrorizzati. Resta da queste la Lazio. Prospettive. La Lazio. Guardi, lì la situazione è assolutamente non chiara, il presidente Lottito ha dato delle sue spiegazioni, però anche in questo caso, essendo coinvolto un legale rappresentante, dovrà poi giustificare e spiegare il perché di certe telefonate. La differenza è se c'è... il rappresentante ad alto livello nel Milan assolutamente non c'è un legale rappresentante ma c'è un dirigente ex arbitro che si viene intercettato in conversazioni assolutamente Spalletti lecite. Era molto interessato a questa spiegazione, adesso vediamo in radio domani i tifosi juventini cosa diranno. Ma non solo domani, sono 10 giorni ormai che si va avanti. Più che i tifosi juventini sono gli altri tifosi, gli amici di Enrico, che da qualche giorno mi assillano con qualunque tipo di rivendicazione, penso anche drammaticamente legittima. L'importante è affrontare questa valanga con a viso aperto, insomma, e noi siamo tranquilli. Avvocato, lei voleva precisare un'ultima cosa che non abbiamo... Una precisazione e una considerazione. Prego. Un minuto. La precisazione è che prima ho sentito parlare di parti lese, arbitri, tifosi. Vorrei ricordare che non bisogna dimenticarci che in Serie A si giocano 380 partite all'anno e ci sono 20 squadre. Il calcio non è fatto solo del vertice, ma ci sono 2 milioni di calciatori dilettanti, 23.000 certo. squadre, 40.000 partite e quindi assolutamente questo calcio è il calcio su cui ripartire, il calcio su cui comunque i tifosi sicuro. Devono credere. Condividi. La considerazione è un'altra, per dare un po' un'idea dello spaccato, perché dalle intercettazioni e dall'avviso di garanzia sono emerse tante cose, ma non una, che così molti lettori sicuramente non sapranno, e cioè che due illustri indagati, dirigenti calcistici di questo filone, sono indagati anche per un reato in concorso con due pubblici ufficiali, per dare un po' l'idea del delirio di onnipotenza. Che tipo di reato? Un reato di peculato, perché in concorso con due poliziotti della Questura di Roma, i due tesserati sportivi istigavano e organizzavano un'attività delittuosa allo scopo di appropriarsi di un'auto in dotazione della polizia
di Stato, di cui avevano la disponibilità i due poliziotti, utilizzata per accompagnare i due tesserati, nonché persone loro vicine, nei loro spostamenti nella città di Roma. Il che vuol dire? Non riapriamo adesso naturalmente il discorso, ripeto, queste sono faccende che seguiremo con, della polizia. Con il processo, cioè, volevano spostarsi con la macchina della polizia, con il lavoro delle varie procure, e se le procure lavoreranno può darsi che questo succederà, però con il lavoro della giustizia sportiva. Allora, siamo